Un appuntamento in collaborazione con... Amici telespettatori, benvenuti alla decima puntata del 17° anno di Domenica Gol. Il quiz di stasera è: siamo a Pasqua, a Carnevale o a Natale? E sarete voi a doverlo indovinare. Attraverso anche i messaggi che ci manderete allo 0967 52 16 75 potete telefonare, o la linea WhatsApp 366 234 50 70, appunto per mandarci fotografie e tutto quello che voi volete. E quindi salutiamo subito non l'albero di Natale, ma un suo succedaneo. Fausto Varano, buonasera. Buonasera, io ti aspetto quando dovrai dire la 17ª puntata del 17° anno che cade del 17. Caspita Fausto, incomincio a prepararmi sin da ora. Stasera è una serata leggermente triste perché la Volley Soverato ha perso, ora lo andremo a approfondire. E con chi potremmo approfondirlo se non con Pietro Mosella, The Voice of Soverato. Ciao Pietro. Buonasera, buonasera a tutti. E poi abbiamo la palleggiatrice della Volley Soverato, buonasera Jennifer Boldini. Buonasera, buonasera a tutti. E questo l'ho studiata approfonditamente, l'opposto del Volley Soverato. Buonasera Giada Barbieri. Buonasera a tutti. E allora andiamo subito a vedere cosa è successo in questa giornata della Volley, dove il Soverato ha perso per 3-0 contro un ottimo Martignacco, questo bisogna dirlo. Vediamo se la regia ci permette di vedere quelli che sono i risultati e la conseguente classifica con la solita splendida lavorazione di Sasai Apello. Roma Orvieto 3-2, Baronissi Pinerolo 2-3, Mondovì con Caserta 3-2, è stata la giornata dei 3-2, Volley Soverato Martignacco 0-3, ha riposato Olbia. Dopo 10 giornate, quindi a buon punto nel giro di ritorno, il Mondovì ha 28 punti, Orvieto 24, Volley Soverato 23, Caserta 18, Martignacco 17, Pinerolo e Baronissi 11, Roma 7, Olbia 5. Pietro, 18-25 dicevamo, 22-25, 15-25 e soprattutto un coach napoletano parecchio arrabbiato. Vabbè, quello tra virgolette fa parte del gioco, che ci sta che sia arrabbiato, il problema è se non lo fosse stato, insomma, credo. Obiettivamente oggi la vittoria del Martignacco è meritata, il Soverato credo abbia giocato al di sotto delle sue possibilità, questo credo si possa dire tranquillamente, un po' per merito, parte per merito del Martignacco che comunque ha messo in difficoltà la squadra di coach napoletano, e probabilmente anche un po' per colpa del Soverato che giocando al di sotto delle proprie possibilità ha dato modo al Martignacco di prendere, tra virgolette, le misure, come si suol dire, durante il match. Anche perché io sto imparando a conoscere, mentre vediamo le immagini, la partita è finita da poco e noi già abbiamo le immagini, a conoscere la Volley Soverato è una sorta di turbo diesel, quando scattano poi gli occhi della tigre di solito si rovesciano tutte le difficoltà. Jennifer, non è stato così stasera, nonostante tu abbia suonato la carica più volte. Sì, purtroppo non è bastato. Sicuramente Martignacco ci aveva studiate bene, ha dato il 1000%, noi sottotono sicuramente e speriamo che dalla prossima, abbiamo il turno di riposo, quindi poi avremo Roma che ha fatto oltretutto molto bene con Orvieto. Speriamo di riuscire a fare molto meglio di quanto abbiamo fatto stasera. Anche perché questa, a mio avviso, volendo paragonare calcisticamente, è una di quelle sconfitte che non incidono moltissimo perché rimane comunque una classifica con 23 punti contro i 18 della più vicina inseguitrice. Pietro Mosella non è d'accordo, però volevo chiedere a Giada, invece ho visto... certo, siamo qui per parlarne. A Giada innanzitutto è entrata in campo varie volte, però oggi c'era la Ramona Ricò, il capitano, infortunata. Puoi darci dei ragguagli sulla sua condizione? Ramona diciamo che sta bene, a parte il suo dito rotto che durante la partita contro Caserta in difesa si è
fatta male e adesso comunque ci sta dando una mano, ci aiuta, ogni allenamento viene a sostenerci, insomma, e comunque anche a fine partita ci ha sostenute dicendoci che noi abbiamo le capacità di far bene, siamo arrivate qui perché abbiamo le capacità di farlo e di star tranquille, insomma. Giada, tu sei classe 2000, se non vado errato Jennifer è classe 1999, sapete che Fausto lo potete chiamare nonno? Allora andiamo subito da Pietro, perché non posso dire che è una sconfitta che magari fa male ma che non pesa sulla classifica? Sulla classifica ne parlavamo prima arrivando in macchina con le ragazze, perché sulla classifica questa pesa, perché questi sono i punti, ricordiamo che le prime 5 accedono alla pool promozione. E gli scontri diretti tra le prime 5 fanno sì che i punti raccolti con le rispettive avversarie vengono portati nella seconda fase. Attualmente Martignacco è quinto, in questo momento andrebbe anche Martignacco nella pool promozione, quindi vuol dire che Martignacco porta i 3 punti di oggi nella pool promozione, così come ha fatto Soverato vincendo all'andata e così come è successo domenica scorsa con Caserta. Quindi forse probabilmente loro avrebbero preferito perdere con Roma ma non con Martignacco, credo, all'esito della classifica. E questo non è, noi tutti i tifosi non eravamo informati su queste pieghe di questa nuova, è il format nuovo. Nuovo format. E allora Jennifer, cos'è che non ha funzionato per arrivare a questa sconfitta netta indubbiamente? Bella domanda, un po' di confusione generale, forse dovuta anche a un crollo fisiologico sicuramente, dopo tante partite comunque giocate con una buona prestazione, adesso abbiamo avuto un crollo che da un certo punto di vista è normale, siamo giovani, quindi la grinta non manca mai, forse un po' di confusione ecco, all'interno del campo. E invece a Giada volevo chiedere, comunque avete fatto quadrato, visto che nei time out anche la Ricò veniva dietro la balaustra a parlare, insomma c'è comunque lo spirito per riprendersi nello spogliatoio? Sì, sicuramente adesso sarà un periodo un po' così, che comunque dopo questo fatto che è successo sicuramente si sono un po' destabilizzate le cose anche di squadra, però si può sicuramente rifare, cioè ci possiamo rifare. E intanto volevo ricordare per chi ci volesse contattare che 366 è quello dei WhatsApp, 0967 52 16 75 è la telefonata. Infatti sentivo che qualcosa dentro mi squillava, dovremmo avere un contatto telefonico. Buonasera, chi parla? E chi parla? Il presidente parla. Chi ha cercato di chiamarlo sul cellulare ma non rispondete mai, che lo mettete a fare quel numero? Presidente, io con questo ci leggo i WhatsApp. WhatsApp. Ah, ho capito. È una nuova tecnologia che mi permette di sentire la vibrazione. Voi dovete rispetto anche dei personaggi come me che il WhatsApp non ce l'hanno, no? Ma è difficile rispondervi quando ce l'ho qui durante la trasmissione. Presidente, ho capito. Andava via a un certo punto con la sigaretta in bocca. Le sconfitte fanno anche fumare, quindi doppio danno. No, le sconfitte possono essere tranquillamente accettate per una persona come me che ama lo sport. Quindi quando c'è una squadra più forte dell'altra io mi levo tanto di cappello. La cosa che non mi va bene è quando tu non giochi e vuoi giocare a perdere la partita, che è diverso. Stasera la mia squadra ha dimostrato una grossissima voglia di perdere la partita. Non c'era nessuna delle giocatrici che ha dimostrato di voler cambiare questo trend che è successo purtroppo in questa partita, dove la mia squadra, che in questo momento mi ha fortemente offeso per l'atteggiamento che ha avuto in campo, non per la sconfitta. La sconfitta fa parte dello sport e chi non è sportivo non ha il coraggio di accettarla. Io sono convinto che chi gioca e perde di fronte ad una brava squadra è un conto. Chi gioca in campo e non si impegna, anzi fa cadere la palla per terra e non vede l'ora che finisca il set, è uno che offende il presidente, che offende questa società, che offende tutta la tifoseria di Soverato. E quello che è venuto stasera mi ha fortemente turbato, per questo me ne sono andato, non perché non accetto le sconfitte. Io col Caserta sono rimasto fino alla fine, stasera me ne sono andato. Queste ragazze non hanno fatto il loro dovere, queste ragazze che dovevano dare dimostrazione di essere quel gruppo coeso hanno completamente fallito l'approccio alla partita, hanno completamente fallito quello che il presidente merita, perché questo presidente fa di tutto perché le ragazze possano stare bene. Stasera queste ragazze mi hanno tradito,
dal punto di vista dell'impegno, non del risultato. Presidente, posso dirti una parola? Mi senti, Presidente? Come? Posso dirti una parola? Ti sento tanto arrabbiato. No, qual è arrabbiato? Deluso. Scusami, volevo dirti questo. Presidente. Il Presidente Matos è semplicemente un passionale. Volevo dire una cosa, posso dirla? Per fare... Dimmi. Mi suona perfino il telefono, guarda, devo chiudere perfino il telefono. Comunque, Presidente, io mi permetto di dire, mentre Fausto chiude il telefono, che queste ragazze stanno dando tanto alla città di Soverato, quindi da tifoso, pur essendo dispiaciuto per la sconfitta, anche perché stasera ne abbiamo due che rappresentano la squadra, che sono venute con grande disponibilità e grande professionalità a parlare, siamo arrabbiati, ma le vogliamo bene a queste ragazze. Ma volevo... Forse hai dimenticato che se c'è una persona che vuole bene a queste ragazze è il Presidente. Ah sì, sicuramente mica, il primo... In questo momento io non voglio bene al Presidente. La partita di stasera ha dato dimostrazione di scarsissimo impegno e di scarsissimo volontà per vincere la partita. Non abbiamo perso contro chissà quale grande squadra. Martignacco, gli passavamo 9 punti, li abbiamo battuti fuori casa. Abbiamo fatto tutto noi. Se voi avete visto la partita ve ne siete accorti di quanta scarsissima voglia c'era di raggiungere il risultato. E questo mi ha offeso come Presidente. E te lo dico adesso per telefono, perché c'è Jennifer, una persona che io stimo tantissimo, e c'è anche la signorina Barberio Giada, ci mancherebbe. Alla quale io dico, hai avuto un'occasione grossissima stasera. Va bene. E allora bisogna dimostrare di valere, bisogna dimostrare di voler vincere la partita. E non di stare in campo, di aspettare solo che la palla cade per terra. Va per bene. Dire è finito il set. Presidente, e non è così, Giorgio. Sì, sì, ma non è così. Noi raccogliamo appunto... Anche avere la capacità di ascoltare anche un Presidente che caccia un sacco di soldi e che vede uno spettacolo indecoroso stasera. Va bene, allora noi raccogliamo lo sfogo del Presidente. Fausto, fermiamolo perché sennò il Presidente... No, io volevo dire una cosa soltanto, Presidente. Io non ho visto la partita perché ero impegnato per Capi. Quando ho saputo il risultato, 3-0, mi ha lasciato proprio basito, perplesso completamente. Quando ho visto i punteggi, allora ho pensato invece una cosa diversa, secondo me, dalla tua. Non c'è stata la giornata, la squadra oggi non c'era. E allora si può prendere solo in questi termini, pensando che oggi la squadra, la tua squadra non c'era assolutamente, perché non può perdere con questi punteggi con qualunque squadra prima in classifica. Sono d'accordo con te. La mia amarezza, insomma, io ripeto in maniera che Giorgio lo capisca una volta per tutte, il Presidente Matozzo non è amareggiato per la sconfitta, è per la maniera con cui è maturata la sconfitta, che è grave. Esatto. E che l'abbiamo vista al palazzetto. Va bene, Presidente. Oh. Va bene, allora mo continuiamo la trasmissione, perché secondo me questo è un anno importante e anche da questi episodi si può maturare. Quindi un saluto non al grande Presidente Matozzo. Buonasera, Presidente. Grazie, Giorgio. Ma non cambi la mia opinione. Ciao, Presidente, auguri, buon Natale. Il mio stato d'animo in questo momento, Giorgio, ricordati che parli con un Presidente che sta tenendo la squadra per 9 anni con grande passione. Lo so. E questo atteggiamento negativo è una cosa vergognosa. Va viene bene. Qua, firma un contratto e deve mantenerlo fino alla fine. Va bene, Giorgio? Va bene, okay. Presidente, buona serata e grazie serata. Dell'intervento. Prego. Giada, abbiamo diviso in 3 il cazziatone, perché l'ho preso pure io, quindi siamo tranquilli. È vero, cioè una ragazza del 2000 ha avuto questa occasione in sostanza, però io non da tecnico, perché non ne capisco molto di pallavolo, ti ho vista impegnata, quindi bisogna fare ancora di più, come vuole il Presidente. Sì, senz'altro questo qua è solo l'inizio, che possiamo dare molto di più. E io sono entrata, sì è vero, ho avuto questa grande possibilità, però non sono riuscita ad esprimermi al meglio e anche nonostante la mia giovane età non posso contribuire così tanto perché non ho esperienza appunto in questi. Perfetto, Pietro, e allora tira tu un attimo le somme anche con l'aspetto tecnico, ha ragione il Presidente? Allora, io non voglio dare ragione o torto a nessuno, però siccome anche col Presidente qui in questi studi più volte si diceva quando il Soverato viveva il suo momento massimo di questa stagione con tantissime vittorie consecutive, bisognava mantenere i piedi per terra e lavorare, perché come si suol dire, non si è campionesse prima, non si è brocchi dopo quando si perde. Credo che l'equilibrio
come la chiave della vita è anche la chiave nello sport, quindi bisogna pensare anche che una giornata storta può capitare ed è capitata a tutte le squadre, quindi al Soverato sicuramente è capitato, però adesso direi che l'equilibrio è importante, perché obiettivamente a questa squadra credo ci sia poco da dire, nel senso che sta disputando un campionato d'alta classifica contro ogni pronostico alla vigilia. Poi Giorgio, se vogliamo essere anche precisi e meticolosi, più volte abbiamo detto in questi studi che il girone di ritorno sarebbe stato diverso rispetto a quello di andata, perché le squadre si conoscono, si sono già affrontate, svanisce l'effetto sorpresa. Adesso il Soverato è visto come una squadra d'alta classifica, quindi chi gioca contro il Soverato si impegna al massimo, la studia bene, come ha detto Jennifer prima, perché Martignacco ha studiato bene, quindi bisogna al contempo dare merito agli avversari perché hanno disputato un'ottima gara, hanno battuto benissimo, hanno creato molte difficoltà alla ricezione del Soverato e quella secondo me è stata la chiave della partita, e allo stesso tempo bisogna dare atto al Soverato che un momento, un calo fisiologico nell'arco di una stagione ci può stare. Io direi che meglio adesso a ridosso della sosta che dopo. Jennifer, questo è proprio il bello di una piazza calorosa, una piazza che ama la follia e che quindi si sente tradita nel momento in cui le cose non vanno bene. Tu hai giocato anche in A1, c'è una ricetta per uscirne fuori alla grande come i mezzi che avete vi permettono? Sicuramente la forza sta nella coesione di squadra, quindi la forza ce la creiamo tra di noi. Continuando a sostenerci, la grinta, perché è l'unica cosa che comunque ci ha accompagnato sempre nel nostro girone di andata, e dopo, per carità, siamo state brave ad allenarci duramente, ci abbiamo messo tanto impegno e questo ci ha aiutato molto durante tutto il girone di andata. Adesso tutte giustamente hanno il 1000% contro di noi e noi cercheremo di dare ancora di più. Anche perché, questo lo dico anche per Giada, chi è stato giovane, tra virgolette, riserva del Soverato, come Lara Caravello, Giulia Gennari, eccetera, oggi hanno fatto un partitone. Io le ho viste molto cresciute, Pietro. Ma guarda, questa è una squadra che gioca insieme da quasi 3 anni adesso, si conoscono a memoria. È una squadra, tra virgolette, come si usa in gergo calcistico, rognosa. Perché è una squadra che difende molto, studia bene gli avversari, quindi è una squadra difficile da affrontare. Loro, non ci dimentichiamo, all'andata il Soverato vinse 3-1 al termine di una partita soffertissima con dei set molto tirati, quindi cioè, il presidente è vero, dice è una squadra staccata di 9 punti, però era sempre una quinta in classifica, neopromossa per giunta. Poi ci sono, sì, a proposito dell'ex, ce n'erano 3 oggi in campo. Lara è il capitano, ha disputato sicuramente un'ottima gara, l'abbiamo sentita anche nel post gara. Anche Giulia Gennari è stata brava, non solo in regia ma soprattutto una battuta velenosa, perché i suoi turni di battuta praticamente hanno fruttato i break in tutti i set e sono stati la chiave. Però ovviamente il Soverato ci ha messo del suo, credo però che adesso processare questa squadra per queste 2 sconfitte consecutive, no. Credo che ci sono sicuramente delle cose che non sono andate, però sono cose che si possono sistemare. Però bisogna lavorare, lavorare e lavorare. E allora, se mi sente dall'altra parte dell'albero, Fausto, serve la domanda cattiva, però tieni presente che già il presidente è stato duro. Io perché l'avevo già detto come la penso, perché secondo me questa non è stata una partita, non esistevo, non lo volevo chiedere Pietro, proprio a proposito di numeri, incide questo fatto 1-3-0-3 nel conteggio diretto, perché loro hanno vinto 3-1? Al momento incide la posta in palio che tu hai acquisito, possono, portano 3 punti a testa, portano, per adesso no, perché quindi si conteggia ovviamente poi nell'altro campionato, nell'altra pool, vedremo cosa succederà. Al momento Martignacco porta i 3 punti di oggi col Soverato. Soverato porta i 3 punti diretti, ufficialmente non è in vantaggio. Non contano gli scontri diretti, contano i punti che tu porti, okay, in questo frangente. Quindi al momento Martignacco porta questi 3 punti di oggi nella seconda e fase, allora così come 3. Li porta Soverato che aveva vinto lì all'andata. Fermo restando che Martignacco arriva qui. Dovrebbero sperare, ecco, questo volevo dire, dovrebbero sperare che non arrivi qui. Ancora siamo alla terza, a 6 siamo punti alla terza di ritorno. Sì. Mancano però, mancano 6 giornate ancora. Sì, hanno 6 punti di vantaggio sulle altre comunque. Però come diceva il presidente, per avere tra virgolette la matematica certezza della salvezza bisognerebbe arrivare penso a quota 26, quindi mancherebbero 3 punti, dico male Pietro? Di più. Credo se al di là dei numeri e dell'aritmetica credo che non ci siano di questi problemi, perché per fare la pool promozione sono 23, per la pool promozione è ovvio che servono altri punti, perché per esempio abbiamo visto dei risultati oggi, ad esempio Orvieto se non vado errato ha perso con Roma 3-2.
che è la penultima in classifica, ha perso 3-2. Roma adesso viene qui dopo la sosta, il giorno di Santo Stefano. Ne parlavamo con Gianni Vero, diceva proprio in questo momento arriva Roma. Noi becchiamo tutte le squadre nel loro momento migliore. E poi mi diceva un signore che secondo me era espertissimo, seduto vicino a me mentre stavo guardando, dice hai visto la squadra dell'altra volta che aveva Bracci, che tu anche hai elogiato, sta facendo Spacelli. Quindi insomma anche i cambiamenti in corsa Hanno perso... Oggi hanno perso lo scontro diretto a Mondovì contro la capolista, però 3-2, erano avanti 2-0. Quella è una squadra che direi che ha margini di miglioramento, insomma, visto il roster, quindi... E siamo nell'ultima fase appunto di questo primo blocco della trasmissione, entriamo nello specifico con Giada. Oggi ho visto che in fase di riscaldamento avete cercato di colpire gli arbitri mentre, mentre facevano il riconoscimento. Può aver inciso questo? Secondo me no, però abbiamo Antonio che era con me a fare esercizi di coppia, perché io di solito ero con Ramona, però visto che non c'è ha preso Antonio al suo posto e ha tirato una palla proprio in pancia. Proprio, e allora quello è al secondo arbitro, se non vado errato. Sì, no. Sarebbe lo scout per chi magari... E quindi quello mi sa che è stata la svolta della partita, gli avete fatto incattivire. E invece l'altra domanda tecnica per Jennifer, ma Alice Tanase, meglio bionda o meglio bruna? Meglio bruna. Perché l'ho vista bionda in effetti. Molto meglio bruna. Ecco, poi noi siamo molto amiche, era da settembre che le dicevo di farsi bruna, quindi... Comunque, al di là di questo, come vi trovate assoverato? Prima Giada e poi Jennifer. Io mi sono subito integrata e... Anche col discorso che sto andando a scuola mi trovo molto bene, anche perché vado qua vicino a casa. E quale scuola è? Salutiamo il preside, i professori. L'alberghiera di Soverato. Caspita, qui è una scuola eccezione ad eccellenza e c'è un professore che dobbiamo dire deve mettere voti più alti. Che... No, per adesso no, dai. E invece Jennifer, anche se è integrata. Sì, benissimo, veramente. Cioè, dal tifo al proprio il contesto generale, veramente ci stiamo trovando molto bene, ma penso di parlare a nome di tutta la squadra. E allora, se il signor siciliano fa l'inquadratura che dicevamo prima, cioè quella che prende le due ragazze, noi è la puntata di Natale, quindi la conclusione di questa puntata di Natale deve far spostare, muovere per la gioia del regista il conduttore. Signor siciliano, inquadrate Jennifer e Giada, perché andiamo a prendere un attimo, eccoci qua, quello che è un classico della nostra trasmissione, l'autografo sulla mano del conduttore, questo che è Natale lo facciamo proprio in diretta, eccolo qua. Quindi non pensiate che me scrivo da solo le cose, perché le giocatrici le scrivono e questo è un momento meraviglioso, veramente il tecnicismo di questa trasmissione ci entusiasma. Eccole qua. E l'altra domanda tecnica... 150 persone hanno cambiato canale, me l'hanno detto adesso. La domanda che invece voleva fare Fausto Varano è... Quanto è bello Pietro Mosella, e mentre rispondete io mi sposto. Che messo c'è con questa domanda? Perché i capelli di Alice. Ah, ecco. Si sta trasformando in uno show. No, abbiamo finito. Vabbè, siamo arrivati a Natale. Ah, beh, solo per quello? Vedi che Fausto Varano rappresenta la sacralità della trasmissione. A questo punto, Pietro, che speranze possono avere i tifosi della Volley? Debbono dormire depressi stasera? No, non devono avere speranze, devono sostenere la squadra, perché la squadra si sostiene quando si vince, ma soprattutto quando si perde, perché quando si vince è molto più facile. Quindi adesso devono sostenere la squadra. Ora le ragazze avranno 2 giorni di riposo, poi avranno questo turno di domenica prossima di riposo, quindi potranno riordinare le idee, ricaricare le batterie, come si suol dire, poi il giorno di Santo Stefano si gioca in casa con Roma, che sarà una partita comunque importante per ripartire, e quindi devono solo sostenere, non abbattersi. Non bisognava esaltarsi troppo prima, ma non bisogna nemmeno abbattersi adesso, no? E allora noi a Jennifer, a Giada, oltre che ringraziare Pietro Mosella, facciamo gli auguri di Natale da trasmettere a tutta la squadra. E l'ultimissima domanda è sapere a Venezia e a Castiglione dello Stiviere come si festeggia il Natale. Sono 3 anni in realtà che non passo il Natale a casa, quindi vorrei saperlo anch'io come si passa adesso. Lo passo in giro per l'Italia in base alle trasferte, quest'anno assoverato, quindi saprò dire come lo passo qua. E a Venezia? A Venezia anche io quest'anno la festeggerò qua assoverato, quindi proverò a festeggiarlo assoverato. E gli anni precedenti, Pandoro, Panettone. Quindi anche voi come noi.
Perfetto. Fausto, lo sai qual è il protettore di Castiglione dello stiviere? No, tu lo sai di sicuro. Vediamo studiato. Se lo sa Jennifer. San Luigi. Ma io sono solo nata lì. Ah, però è San Luigi Gonzaga. Io avevo studiato su Castiglione dello Stiviere. Scusa, io sono solo nata lì, vivo a Montichiari. Non so comunque, però... Dovete pensare che fa uno studio su queste cose. Ah, lui, okay. Tutta una settimana intera, eh? Esatto. Ve lo posso garantire. Io mi dedico ai numeri, lui a queste cose. Normali, la domenica prossima faremo domenica in. Normali non siamo, e quindi ora ci vediamo. Prima della pubblicità, le interviste fatte a Pietro Mosella, che no, però ci saluta. Tutti, visto che è l'ultima puntata del 2018. Sì. Ma questo era dimenticato. Ci rivediamo nel 2019, auguri a tutti, buon Natale, buon anno, non solo ai telespettatori di S1, ma a tutti. E poi consentimi in particolare, io li devo fare ad Antonio Mauro e Sasai Appello, perché sono loro quelli che ormai hanno preso la direzione di tutto, quindi noi dobbiamo solo ubbidire. Sono persino in un negozio oggi. E noi dobbiamo solo ubbidire. Che insieme ad Antonio Siciliano e Anton Luca Franco costituiscono la squadra che rende possibile questa trasmissione. Allora, grazie Giada, grazie Jennifer, grazie Pietro. Grazie a voi. Buon Natale. Tanti auguri a voi. Buon Natale a tutti. Interviste e pubblicità. Torna Soverato dopo quasi 2 anni da capitano del Martignacco e si prende una bella soddisfazione perché ottiene una vittoria 3-0 Lara Caravello con la sua squadra, una vittoria pesante non solo per la classifica ma anche per la prestazione che avete offerto oggi. Sì, venivamo da un periodo un po' difficile, mercoledì abbiamo giocato la Coppa Italia giocando molto bene e questa era una grande prova per noi e l'abbiamo portata a casa bene, molto bene. Siete stati sin dall'inizio presenti nel campo, vostra caratteristica principale, siete una squadra coriacea che difende veramente tanto, il Soverato forse non è stato brillante come al solito, però voi li avete messi in difficoltà soprattutto con una battuta molto incisiva. Sì, la battuta ci lavoriamo moltissimo durante la settimana e dà i suoi frutti in parecchie partite, quindi molto bene. Neopromossa ma in piena zona per la pool promozione per accedere alla seconda fase, sicuramente un motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutte voi. Sì, non ce l'aspettavamo e sta andando molto bene, speriamo di continuare per poter passare nella pool promozione appunto. Infine sensazioni, tornare da ex a Soverato dopo comunque un'annata in cui il Soverato si classificò quarto, semifinale playoff, un'annata molto intensa anche quella, quindi tornare adesso. Tornare a Soverato è sempre molto bello, ho visto un sacco di persone, mi ha fatto strapiacere e mi piacerebbe ritornare, quindi speriamo di rivederci presto. Giada Boriasi e Ludovica Guida ai nostri microfoni nella post-gara con Martignacco, una brutta sconfitta non solo nel punteggio, probabilmente quello che brucia di più è la prestazione che non è stata brillante come in altre occasioni per il Soverato. Sì, c'è da dire che perdendo un elemento come Ramona è stato difficile ricreare comunque un bioritmo interno alla squadra e per poter affrontare questa gara. Ci è mancata la grinta perché comunque abbiamo tenuto testa soprattutto nel secondo e nel terzo set ma non abbiamo mai concluso. E ora anche con Giada Boriasi commentiamo perché nel secondo set dopo il primo parziale perso malamente c'era stata una reazione, eravate avanti 15-7, poi probabilmente avete sofferto un po' troppo in ricezione quest'oggi la battuta molto incisiva di Martignacco. Sì, da un lato loro hanno battuto molto bene, noi abbiamo un po' tentennato appunto e... Peccato, ci è mancata la grinta nei momenti decisivi, la palla doveva essere messa a terra e non è stata fatta, quindi va bene così. Con coach Marco Gazzotti commentiamo questa bella vittoria del Martignacco qui a Soverato, una vittoria importante non solo per la classifica ma anche per il morale, 3 punti pesanti che vi consentono di rafforzare questa quinta posizione. Sì, sicuramente tutto quello che hai detto tu è giustissimo, noi non ce l'aspettavamo perché sapevamo che vincere qua non è mai facile per nessuno. Ovviamente abbiamo anche un po' beneficiato dell'assenza del loro posto, però credo che noi abbiamo fatto oggi una grande partita sotto tutti i punti di vista, soprattutto in difesa e in battuta, le abbiamo messe in grossa difficoltà, quindi 3 punti qua per noi sono veramente oro, perché insomma dobbiamo lottare coi denti e con le unghie su tutti i campi, quindi vincere qua non era semplice,
e non sarà semplice per nessuno, quindi sono sicuramente tre punti che ci fanno piacere e ci danno un morale molto alto. Commentavamo anche in telecronaca, probabilmente il servizio molto incisivo è stata la chiave di questa partita perché ha messo in chiara difficoltà la ricezione di Soverato e ha permesso al contempo al Martignacco di effettuare numerosi break, come è successo sia nel primo che nel secondo set quando avete rimontato da 15-7. Sì, è vero, quello della battuta era un fondamentale su cui noi sapevamo che dovevamo forzare perché dovevamo creare problemi alla palleggiatrice e alla loro distribuzione. L'abbiamo secondo me interpretato molto bene, abbiamo secondo me comunque commesso anche degli errori stupidi, soprattutto nell'ultimo set quando Soverato era chiaramente in crisi e quindi abbiamo anche rischiato di rimetterli in gioco, però nei primi due set ha funzionato veramente molto bene, insomma una grande incisività, una grande precisione e questo insomma ci ha dato sempre quei break di 2-3 punti ad ogni turno di servizio che ci hanno permesso di vincere bene il primo ma soprattutto di rimontare il secondo, che è stata ovviamente la chiave del match. La scoperta dell'America. 1969, il primo uomo sulla luna. Ciao mamma! 2018, la storia cambia di nuovo. Per la prima volta, solo con Fiat, il diesel lo paghi meno del benzina. 500L diesel con cruise control e Bluetooth da 15.750 euro. E con B-Smart, valore futuro garantito. L'offerta scade il 31 ottobre. Andate. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Catanzaro, zona industriale di Carappa, Siano, FM 97.3. Lamezia Terme, Costa Tirrenica, località Comuni Condomini, FM 99.9. Chiaravalle Centrale, comprensorio delle Preserre, FM 98.5. Soverato, Costa Ionica Nord, Cropani Marina, FM 97.3. Locri, Costa Ionica Sud, Rocella Ionica, FM 106.100. Radio Amica in blu. Amica in blu, le frequenze giuste per ascoltare la radio. Per ascoltare la radio. Sarà la musica che gira intorno. Radio Amica in blu, tutta la musica che gira intorno. Ci stavamo chiedendo ora che comincia se... Avete visto, noi abbiamo un ospite eccezionale che può fare di tutto e di più. Buonasera Presidente Mirarchi, che era già microfonato, vediamo se lo inquadrano. Buonasera. Presidente Comitato Regionale Lega Nazionale Dilettanti FIGC Calabria, buonasera. Buonasera Giorgio. E buonasera un ospite altrettanto eccezionale, Giuseppe Maiellare, Direttore Generale del Chiaravalle. Buonasera. Quindi puntata natalizia, c'era Fausto che si leccava i baffi, ha detto stasera faccio un sacco di domande. Fausto, mi senti visto che l'albero ci separa? Ti sento forte e chiaro. No, intanto ringraziamo il Presidente Mirarchi che come tutti gli anni viene a trovarci, è sempre un amico di Soverato 1. Quest'anno non abbiamo potuto inaugurare per vari motivi, però c'erano le elezioni, in quel periodo lì non si stava tranquilli, però giustamente ha detto no, prima di Natale vengo perché voglio davvero salutare i nostri telespettatori e io di questo sono contento perché sapete l'amicizia che ci lega oltretutto, oltre al fatto diciamo soltanto sportivo e tecnico, bravo, grazie. E soprattutto Presidente, lo sai che andiamo in onda anche alla radio Amica in Blu
97.3 MHz, quindi chi guida ci sta ascoltando e quindi sente subito un augurio di Natale del Presidente Mirarchi. Sì, intanto lo faccio a voi due, complimenti perché siete in pandan con l'albero, sì. Quindi con i colori natalizi. Si può pensare di tutto. No, auguri ovviamente alla redazione di Soverato, a tutto il comprensorio, a tutto il nostro mondo, quello del calcio dilettantistico sicuramente, e a chi comunque in ogni caso e a qualunque modo, a qualunque titolo, si occupa di calcio dilettantistico nella nostra regione. E invece gli auguri che provengono da Chiaravalle Centrale, dove c'è una squadra di Blasone che auspichiamo possa presto tornare a livelli che le competono. Ma noi auguriamo a tutto il mondo sportivo, come ha detto il Presidente, buon Natale, un bel felice anno nuovo, con la speranza che a livello sportivo abbiamo un po' di fortuna che ultimamente ci manca. Benissimo, e allora partiamo subito con quella che è la Serie D, andando a vedere risultati e classifiche di questo girone della Serie D e soprattutto andare poi a scoprire che cosa è successo parlandone con chi ne capisce di calcio. Ecco che i risultati del girone D: Gela Castrovilla di 0-1, Città di Messina e Gea Virtus 2-1, Nocerina Turris 0-0, Palmese Locri 1-2, Portici Acireale 2-0, Roccella Cittanovese 4-1, Rotonda Bari 1-2, San Cataldese ACR Messina 1-0, Troina Marsala 1-0. Conseguente classifica dopo queste partite: Bari 42, Turris 31, Marsala 26, Castrovilla di 24, Cittanovese e Nocerina 23, Palmese e Città di Messina 22, Gela, Locri e Troina insieme alla San Cataldese 21 e anche al Portici, Roccella 20, Acireale 18, ACR Messina 13, Gea Virtus 10, Rotonda 9. Fausto, il Bari ha ucciso il campionato? Sì, l'ha ucciso, però la cosa che mi viene da dire è la cosa stranissima di questo campionato, proprio al di là della presenza del Bari. Se controllate la classifica, vedete che dai 21 punti del Portici, che è sest'ultimo, quindi nella zona play-out, ai 23 della Cittanovese, che è in zona play-off, ci sono soltanto 2 punti. Quindi vuol dire che questo qui è un campionato che si lotterà nelle fasi per quanto riguarda l'accesso ai play-off, che non so poi quanto valgono, poi ci dirà il Presidente eventualmente qualche cosa, ma particolarmente nella zona di play-out, perché lì c'è il rischio della retrocessione. Presidente, quanto valgono i play-off quest'anno in Serie D? Ma ovviamente dipende da quello che succede sulle teste, sulla testa della Serie D. È chiaro che bisogna andare più avanti possibile, perché poi si crea quella famosa graduatoria di merito che sicuramente dà soddisfazione a chi comunque nei play-off è andato più avanti possibile. Intanto, scusami Fausto, è arrivato un messaggio, un augurio per un sereno Natale, ringraziandovi per l'attenzione che prestate al calcio dilettantistico, Atletico Maida, e ho impressione che ne parleremo a breve. E intanto abbiamo già il collegamento. Fausto, tu te ne intendi? Skype, che cos'è, una cattiva parola o il modo per contattare Emilio Lupis? Ma non lo so, io lo sento dire ogni tanto, però forse si vede Emilio Lupis questa sera. Emilio, buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie come al solito per l'invito, scusate per la cera ma non sto benissimo. Ma stasera non era lunga la trasferta oggi, Emilio, non ti dovresti sentire male. È per questo, io se non faccio almeno 100 km oppure se non passo almeno lo stretto non mi sento soddisfatto. Se non vale la tua Sicilia. Vabbè Emilio, va dai, è vero che non giocate più a Champions League, ma battersi così non mi sembra il caso. Parliamo di Serie D. Sentilo. Emilio. Ma guarda, io in realtà ero contento di questa retrocessione in Europa League per fare il derby con il Milan, poi loro sono scappati e ci sono rimasto male. Hanno avuto paura, secondo me, hai ragione, hanno avuto paura perché dice poi incontriamo Napoli e Inter, la vinciamo sicuro. Com'è allora la Serie D in questo momento, Emilio? Ma la Serie D intanto oggi per poco non si confermava l'assoluta imprevedibilità del calcio, perché quasi quasi il Bari stava riuscendo nell'impresa a pareggiare contro il Rotonda. Il Castrovillari, a proposito delle nostre squadre, dovesse vincere con il Messina, arriverebbe ad essere terzo da solo, e per una squadra che a un certo punto sembrava fosse in crisi nera, nerissima, e questo è un gran bel affare. Il Gela continua ad arretrare, ha perso proprio contro il Castrovillari, il Messina resta la più grande anomalia secondo me degli ultimi anni, perché è incredibile come questa squadra sia impelagata laggiù. E poi c'è stato questo doppio derby che nell'asse diciamo Locride Piana ha fatto ridere le due formazioni Locridele e due Amaranto. Il Roccella, con un approccio ferocissimo, ha sbranato la Cittanovese, che forse
ha fatto qualche errore di valutazione sull'avversario o di formazione. Il Locri ha, con una prova di carattere, anche perché poi gli ultimi 25 minuti ha giocato in 10, è riuscito a sbancare un campo non facilissimo, e quindi insomma per la Calabria quantomeno stiamo assistendo ad un campionato di Serie D con tutte le squadre adatte a farci divertire fino alla fine, e non ci sono, diciamo, cocenti delusioni come magari negli ultimi 2 anni sono state l'Isola Caporizzuta e il Sersale. Non me ne vogliono i tifosi di queste squadre. Emilio, certamente non si può non parlare questa settimana dell'esonero di Umberto Scorrano, che insieme a Ferraro del Castrovillari, Giampada e Roccella, tre calabresi oltretutto, che hanno cambiato allenatore, anche se il nuovo tecnico Alessandro Pellicori oggi è riuscito ad avere questa bella affermazione in trasferta su un campo. Ricordiamo, la Palmese ha perso la prima partita soltanto poche settimane fa col Bari, mi pare, vero? Sì, ha perso col Bari e con la Turris, che sono oggettivamente le due squadre che c'entrano molto poco in questa categoria. Esatto, la Turris. Tra l'altro a me per la Turris dispiace, perché io sono convinto che senza il Bari avrebbe avuto un altro tipo di gloria, ma pazienza. Cosa dire per Umberto Scorrano? Io non ho mai nascosto di fare per il Locri, anche perché sono di Locri, quindi sarebbe stato anche un po' ipocrita fingere una cosa diversa. Scorrano era il mio capitano quando ero piccolo, Scorrano è quello che da adulto, fin troppo adulto, mi ha dato, per quanto riguarda il calcio locale, le soddisfazioni più grandi, mi dispiace da morire. Detto questo, molto spesso nel calcio è l'allenatore che paga per tutti, anche per provare a dare una scossa all'ambiente. A Locri evidentemente la società ha fatto questo tipo di valutazione, oggi ha avuto ragione, anche se la prima partita difficilmente si vede subito la mano del nuovo tecnico, ma magari questo ha portato alla scossa mentale, e io quello che posso augurarmi sia da Locrese che anche per Pellicori è che tra oggi, la partita con il Gela che comunque è in difficoltà, e poi il lavoro che si può fare nei 15 giorni di sosta, il Locri possa ritrovare un passo importante, anche perché comunque il Locri oggi ha 21 punti, manca una partita alla fine del giro d'andata, girare a 21 punti è la quota giusta per tentare di salvarsi, insomma si gira tra i 20 e i 22 in genere quando ci si deve salvare. Però Emilio, perdonami, come dice Giorgio, io sono il cattivo della situazione sempre. Obiettivamente tutto questo amore che si dice verso Umberto Scorrano, se mi permettete, io non lo vedo, perché già all'inizio del campionato c'erano stati dei problemi che non volevano confermarlo. Adesso, dopo aver fatto questo buon inizio di campionato, è incappato nella sconfitta, io credo che sia stata quella di mercoledì con il Messina la goccia che ha fatto traboccare il vaso, lo esonerano, quindi voglio dire, non hanno apprezzato moltissimo né come giocatore né come allenatore a questo punto. No, vabbè, come giocatore stiamo parlando di tantissimi anni fa, no, è stato molto molto apprezzato. Come allenatore, io ti ripeto, Fausto, io non lo, allora, Emilio non lo avrebbe cacciato, se devo dire il mio punto di vista è questo. Dopodiché, però, alla luce dei risultati delle ultime settimane, io trovo legittima una scelta di questo tipo. Dopodiché, no, non la, cioè, condividerlo meno è un altro paio di maniche. Ripeto, a me dispiace veramente tanto, anche perché comunque Scorrano fino a oggi tutte le sue esperienze in panchina, il Napoli, il Gioiosa e il Locri stesso, sono state esperienze positive. Questo è un dato di fatto innegabile che nessuno gli toglie, e anche oggi comunque lui ha salutato una squadra che aveva fatto 18 punti, e nel momento nel quale lui se n'era andato la squadra era ampiamente in linea con quello che era l'obiettivo prefissato, per cui ribadisco, si è voluto dare una scossa, si può condividere o meno, ma non lo trovo illegittimo. Benissimo. Lo sa che c'è il presidente Mirarchi qui negli nostri studi? Questo volevo dire. Emilio, cosa regaleresti per Natale al presidente Mirarchi? Che domanda, il va. Il mio maglia, tesserino, Emilio, la mia maglia, il mio tesserino da giocatore. Tra l'altro oggi è iniziato il campionato amatoriale per la circoscrizione della Locride. La mia squadra si è divertita tanto, ma ha perso 4-0, pazienza. Ha fatto divertire, casomai?
No, no, ci siamo divertiti anche noi, perché io non c'ero, ma poi ho visto le birre che hanno bevuto dopo, per cui sicuramente ci siamo divertiti. Terzo tempo. Un bel terzo tempo, bene. Emilio, siamo accomunati dallo stesso destino, anche la mia ha perso oggi purtroppo 1-0, e pazienza, dai, ci rifaremo. Ah, vabbè, è andata meglio però, Presidente. Sì, almeno è stata più dignitosa. Sempre sconfitta alla fine però, eh. Più dignitosa. Vabbè, Emilio, comunque quando si perde è sempre colpa della Lega, in particolare del Comitato Calabria. Quindi... E anche quando piove, Giorgio, devo dire che quando piove è colpa della Lega. Emilio, tanti infatti... auguri di Buon Natale a te e a tutta Stadio Radio, perché vi vogliamo tanto tanto bene. Grazie a tutti voi, auguri anche a voi. Adesso io manderò una missiva di protesta al Presidente, inclusi gli auguri però. Buona serata a tutti e buone feste. Ciao Emilio, grazie. Benissimo, e questa era la Serie D. Ecco. Prego, sì. Fausto. No, niente, volevo dire, siamo partiti un po' dalla fine, dagli auguri che abbiamo voluto cominciare a fare già dall'inizio. Ecco, partendo dalla fine, partiamo col Presidente dalla fine di quello che sarà l'anno quest'anno. Sabato prossimo ci sarà questa finale di Coppa Italia tra il Corigliano e il San Luca. Abbiamo visto, parlavamo prima fuori onda, che per farlo bisogna andare a Palmi quest'anno. Sì, non è stato semplicissimo trovare un campo, noi ci siamo sempre dedicati agli stadi, possibilmente, sì, anche per dare soddisfazione alle nostre realtà, di far vivere, sebbene di strisce, un momento di calcio professionistico. Quest'anno purtroppo non siamo riusciti a pieno, ma perché gli impianti erano occupati, Catanzaro giocherà il Catanzaro in casa, Vibo idem, e la situazione dei campi di Lamezia purtroppo la conosciamo e sarebbe stata una gara a porte chiuse. E non era pensabile, quindi gioco forza abbiamo scelto Palmi, perché comunque è un impianto molto dignitoso, un bellissimo campo di gioco, sì, ci sono le due tribune, lo presti. Quindi insomma comunque... Martedì mi pare che fate la riunione con le società. Martedì pomeriggio incontriamo, sì, i due presidenti per definire gli aspetti organizzativi, e poi sabato ci sarà questa, spero e mi auguro, consueta pagina di sport per la nostra terra. Sebbene immagino voi direte che ormai il Corigliano... No, no, ma io proprio questo volevo chiedere, Presidente, questa domanda. Secondo me potrebbe essere una bella partita proprio per questo aspetto, perché secondo me il Corigliano, già sappiamo che essendo la squadra di eccellenza, quindi va già alla fase nazionale, quindi è tranquillo e sereno. Entrambe vorranno vincerla per il prestigio, quindi io penso che potrebbe essere davvero una bella partita, anche perché il San Luca mi pare che... Sarebbe intanto la prima volta per entrambi. Esatto. Sarebbe bello per San Luca, intanto perché è una società di promozione, poi perché comunque sarebbe un riscatto anche per la cittadina, per tante situazioni che per fortuna non appartengono al mondo del calcio. Certo. E dall'altra parte c'è un Corigliano ambiziosissimo che ha dall'inizio, no, dichiarato di voler vincere tutto quello che c'è da vincere. Con tanti, quindi, acquisti nuovi ancora. Quindi credo che insomma ci sarà da divertirsi. E intanto arrivano gli auguri anche da Patrizia da Catanzaro, come poteva non esserci il nostro presidente Mirarchi in questa puntata. E quindi quando è che avremo la possibilità di vedere una finale di Coppa Italia al Campo Foresta di Chiaravalle? Purtroppo le condizioni del nostro campo sono limitate. Il campo è un campo abbastanza dignitoso, abbastanza buono. Abbiamo il problema delle tribune, che ancora oggi il Comune non ha sciolto la riserva, e quindi anche noi siamo limitati con i tifosi che domenica ogni volta si lamentano, perché la tribuna purtroppo è un problema di ordine pubblico, siamo limitati al rispetto delle regole. A proposito, Presidente, tocchiamolo questo aspetto un momentino, perché effettivamente quello che è successo alla Lamezia poi addirittura ha dell'incredibile, perché non erano state accatastate, se non mi sbaglio, nemmeno una cosa del genere. Però l'anno scorso mi pare che in parecchi campi è arrivata l'ordinanza da parte del prefetto, poi credo che sia stato lui, su indicazione del sindaco, non so come, a chiudere parecchi campi. A Borgia è successo così, Chiaravalle sta avendo questi problemi, parlando ovviamente della Lamezia. Perché? Che cosa è successo? Abbiamo visto sempre giocare in questi campi. Ma qui credo ci sia un po', tutto sia nato dalla richiesta dei famosi certificati di agibilità, che purtroppo diversi comuni, diverse amministrazioni non avevano rinnovato. E questo ovviamente ha comportato la chiusura di alcuni impianti in attesa che si avviasse l'iter per riavere questo certificato. Lamezia, il discorso è stato un pochino diverso, perché Lamezia è legato ad un problema atavico, ma neanche solo ed esclusivamente burocratico, sì, non tecnico, cioè non c'era un problema di sicurezza degli impianti. Per questo le società lametine sono state molto
pressanti nei confronti della terna commissariale, perché non comprendevano un percorso che di fatto sembrava sciocco. Spiegare ai propri tesserati, e su quel territorio ne abbiamo tantissimi, che gli impianti venivano chiusi perché non c'era la trascrizione di un accatastamento, non era cosa semplice. Bisogna dire altrettanto che il commissario lì è stato compatibilmente con quelle che sono le sue opportunità, potenzialità, si è messo a disposizione per cercare quantomeno di far giocare le squadre. E poi diciamolo chiaramente, questo non è un aspetto che riguardi la federazione, perché la federazione aveva già dato l'agibilità. Vediamo giocare in campi leggermente peggiori. Noi non diamo l'agibilità, noi diamo l'omologazione degli impianti. Esatto, dal punto di vista della federazione. È una parte del percorso necessario. Io penso che il più bel regalo di Natale Fausto se lo sia fatto invitando il presidente, al quale vorrebbe fare talmente tante domande, per cui mi sa che passerete insieme la notte del 24 per appunto dialogare su queste tematiche. Noi però dobbiamo correre verso l'eccellenza, andando a vedere risultati, classifiche, e poi abbiamo anche qualche riflesso filmato, a volte capita. Vediamo che la regia ce lo propone con Olympic Rossanese Bocale 2-0, Paolana Isola Caporizzuto 2-0, Sersale Acre 1-0, Soriano Siderno 2-0, Trebisacce Scalea 2-2, Bovalinese Reggio Mediterranea 3-1, Conigliano Gallico Catona 2-0, Cotronei Cutro 1-0. Classifica alla 15ª giornata: Conigliano 38 punti, Reggio Mediterranea 33, a 29 troviamo Olympic Rossanese, Cotronei e Paolana 24, Bocale 23, Trebisacce e Scalea 20 punti, Bovalinese e Sersale 19, Soriano 18, Siderno 14, Gallico Catona 13, Isola Caporizzuto 7, Cutro 11, Cutro 7, Acri 6. Sono andato talmente veloce che ho letto due volte il rigo di sotto. E qui abbiamo però il collegamento con Stadio Radio e abbiamo il riflesso filmato su Rossanese Bocale, che prego la regia di mandare in onda. Allora, cominciamo da mister Pascuzzo. Mister, complimenti per la vittoria, missione compiuta, forse più facile del previsto. No, più facile no, abbiamo trovato un Bocale battagliero, combatto, e dimostra tutta la forza che ha e le loro qualità. Non a caso era la miglior difesa fino a questo momento. Noi abbiamo fatto una partita bella, determinata, decisa. Devo fare i complimenti ai ragazzi, ancora una volta sono stati straordinari. Chiudiamo questo girone d'andata con 29 punti e mi riempie di orgoglio. Sono soddisfattissimo. Una domanda subito a mister Pascuzzo. Per questo che abbiamo fatto fino adesso. Allora aspetta un attimo Matteo, che gli passo l'auricolare in modo che possa sentirti. Allora mister... Mister, complimenti per questa gara. Spesso abbiamo visto un Olympic bella e magari che ha raccolto di meno di quanto ha fatto. Invece oggi pratica, determinata, battagliera, con un 2-0 che contro una squadra importante come il Bocale sicuramente riempie di soddisfazione. Siete stati anche cattivi in questa occasione. Sì, sai benissimamente che siamo all'ultima del girone di andata, le forze vengono a mancare, ora bisogna recuperare le energie mentali e quelle fisiche, e la pausa è la miglior cura. Mister Laface, magari lo scaldo io, mister Laface, certo, poi certo, voi vai tranquillo, vai. Io lo scaldo, voi lo mettete in difficoltà. Mister, che succede a questa squadra in trasferta? No, io in panchina dicevo, ho avuto la sensazione come se a un certo punto voi guardaste un film già visto, no? In trasferta le cose non vanno bene. Sa qual è? Le spiego subito, che con tutta la buona volontà che ci possiamo mettere, non possiamo rinunciare a gente come Mercurio, che è il nostro migliore 2000, Guerrici, che è rotto, ha un piede rotto, Postorino, che è il migliore esterno offensivo dell'eccellenza. Stamattina si è aggiunto Brancati, il nostro centrale difensivo titolare, con 40 di febbre, ho dovuto far giocare il 2000, e Leo Secondo, il nostro capitano, che purtroppo ha un problema di pubalgia e quindi deve essere centellinato. Siamo, capisco quello che lei dice, siamo lontane parenti della squadra vista fino a 15-20 giorni fa. Siamo arrivati a questo finale di stagione del girone d'andata completamente non cotti sotto il piano atletico, ma soprattutto
sull'aspetto numerico, perché questa è una squadra che non può rinunciare ai giocatori che le ho detto poco fa. Abbiamo perso in fisicità, abbiamo perso in personalità, abbiamo perso in capacità di giocare la palla. Questi che le ho nominato poco fa sono giocatori che hanno corsa, che hanno gamba, che sono in grado soprattutto nell'uno contro uno di fare la differenza. Non ci siamo riusciti perché questi sono i nostri limiti. Se poi voi ci mettete, per carità, nulla da dire sulla vittoria della Rosanese, ma se poi voi ci mettete che regaliamo un gol e parte palla al piede, per quanto bravo fosse essere il calciatore della Rosanese, parte da centrocampo e va in porta. Il secondo gol, se si sente male il ragazzino Malara, facciamo giocare il 2002 Polimena a sinistra, regaliamo il secondo gol. È chiaro che da questo punto di vista poi diventa tutto difficile contro una grossa squadra e che merita il posto che è in classifica. Resto a bocca aperta quando facciamo anche lo stacchetto di Natale così, così emozionante. E però sento che sei già collegato con noi Vincenzo Tarzia. Vincenzo, buonasera. Buonasera, buonasera Giorgio, a te e a tutti i tuoi ospiti. Soprattutto questa eccellenza, bisogna parlarne con Fausto. Introduci tu l'argomento. Pronto? Ah, io? Sì, comincia tu. No? Ma in una settimana il Corigliano ha portato a 5 i punti di vantaggio su questa Reggio Mediterranea che dopo il pareggio nello scontro diretto è scivolata malamente a Bovalino, ciò a dimostrazione che il campionato di eccellenza è molto molto difficile, ci sono dei campi dove è difficile passare, appunto come quello della Bovalinese. E quindi dopo quel 2-2, oggi dopo 7 risultati utili consecutivi, la Reggio Mediterranea è caduta e ha riaperto anche in un certo senso quei playoff che domenica scorsa già avevano la regola dei 10 punti. Il Corigliano sembra, dico, alla fine che se ne sia andata, la squadra con maggior attacco, 10 gol appena subiti e non ha mai perso. Eppure c'è stato un po' di movimento in questo mercato di dicembre, un po', anche per il Corigliano che ha un po' assestato la rosa, però particolarmente per altre squadre. Addirittura, se non vado errato, il Gallico Catona ha rivoluzionato completamente la rosa. Ma il Gallico Catona, perché è una squadra che si deve salvare. Se tu noti, le squadre che sono interessate al mercato sono quelle che si devono salvare, ma le squadre di sopra sono rimaste ferme perché presumono che il campionato ormai sia andato per il Corigliano e quindi non vale la pena impegnarsi più di tanto in questo campionato. E quindi vedi la Paolana, vedi il Cotronè, vedi lo stesso Olympic, Reggio Mediterraneo, insomma la Paolana stessa che ha perso un sacco di giocatori e oggi ha giocato con parecchi under. Questo a dimostrazione che insomma abbiano deciso di spendere le proprie risorse in un altro campionato, come succede spesso quando c'è una corazzata come il Corigliano, come è successo l'anno scorso quando c'era il Locri, quando è successo quando c'è stata l'Isola Capo Rizzuto, quando è successo quando c'è stata la Palmese. Insomma è così, arriva una squadra che si forma e già diciamo a luglio ha vinto il campionato. Vincenzo, scusa, ma questo, perché allora a questo punto al di là di Corigliano, Reggio Mediterranea, aggiungiamoci anche l'Olimpica Rossanese, anche se è staccata abbastanza, vorrà dire che dai 24 punti del Cotronè in giù si farà un campionato diverso e quindi c'è il rischio che non ci sarà un campionato lottato nemmeno da parte loro, perché tenteranno il minimo quantomeno di evitare i play-out, anche perché oltretutto con la presenza di Cutro e Acri che si trovano in quelle cattive acque possono addirittura anche rischiare il quintultimo posto. Ma sarà un campionato lottato proprio in questo senso, nel senso che le squadre vogliono tirarsi fuori, stanno pensando più alla salvezza, ecco, molte squadre, anche quelle che sono sopra, pensano ai punti che gli mancano per arrivare a portare a casa questo campionato, ecco, questa è la base principale dei loro pensieri, secondo me. Però è anche vero che ci sono sotto due squadre che già stanno soffrendo moltissimo e se non si danno da fare, già siamo alla quindicesima, finisce come è finita poi l'anno scorso. Ecco, insomma, il Cutro e l'Acri sono due squadre che ancora non hanno vinto una partita dopo 15 partite e già questa è una prova importante di come abbiano tantissime difficoltà. Tu sabato sarai a Palmi con Stadio Radio per la Coppa Italia, te la senti sbilanciarti?
E non ho capito, Fausto, scusa. Sabato ho detto sarai a Palmi per commentare per Stadio Radio la Coppa Italia. Sì, noi sì. Questa sera abbiamo il presidente Mirarchi con noi. Tu te la senti sbilanciarti? Pronostico. No, no, non mi sbilancio assolutamente, non l'ho mai fatto. Lo faccio dentro di me, lo faccio con altri colleghi, ma a microfoni chiusi, perché insomma evitiamo, perché poi il nostro ruolo, sai, quando fai il telecronista, molti ti tacciano di essere di parte solo perché fai qualche sospiro in più o usi qualche aggettivo un po' particolare verso qualcuno o esulti magari con un po' di veemenza per un gol bellissimo, che no, quelli dell'altra parte non l'accettano tanto facilmente. Hai ragione, perdonami se mi sono ho fatto questa domanda. Vuoi fare una domanda al presidente Mirarchi? L'anno scorso eravate insieme in studio, ti ricordi? Intanto lo saluto al presidente Mirarchi. No, la domanda forse era quella lì che avevamo ripreso del fatto del calciomercato, se era possibile, io do sempre qualche indicazione, questo calciomercato di farlo effettuarlo durante la sosta e basta, ecco, non prima, per evitare che succedesse come è successo all'anticipo che dovevamo fare con molte squadre che magari non vogliono effettuarlo perché hanno dei giocatori lì, ecco, forse non ci sarebbe nulla di male che il mercato fosse durante la sosta, ecco. Che cosa dice il presidente? Sì, che tecnicamente per noi andrebbe benissimo. Il problema qual è? Che la finestra di mercato, chiamiamolo così, l'apertura dei trasferimenti avviene nello stesso periodo ovviamente in tutta Italia. Sì. E allora in Calabria potrebbe più o meno coincidere con la fine del girone d'andata e quindi fare la sosta, magari altrove non è così. Per cui non si riesce ad organizzare in modo tale che sia conveniente chiaramente per tutti i campionati d'Italia, questo è evidente. Quindi non può essere una decisione separata, no? Assolutamente no, perché i calciatori calabresi possono andare a giocare anche fuori dalla nostra regione, per cui è evidente che i termini devono essere uguali per tutta Italia. Diversi. E quindi gli spazi sarebbero... Perché voi addirittura avete dovuto annullare un anticipo, ricordo, proprio per consentire alle squadre di poter... È stata una questione di opportunità, ovviamente, sì. Certo, il Soriano con l'altra squadra, non ricordo chi era... Con Cutro, mi pare. Sì, Cutro, forse col Cutro, sì, esatto, perché ovviamente avremmo impedito di poterne usufruire. Di tesserare, di poter avere il tempo di tesserare i nuovi... Esatto. Questa elasticità comunque è anche segno di buon senso per... visto che c'è un'esigenza nazionale. Vincenzo, noi ti salutiamo. Io prima cercavo su Google come si dice Buon Natale in olandese, ma non l'ho trovato, quindi posso dirti soltanto Buon Natale normalmente. Ma io sono calabrese e per me il Buon Natale è solo uno, ed è anche quello che è collegato alla mia italianità. E le tue battute le conosco abbastanza bene, e so quanto sei simpatico, ironico su queste cose, a che cosa ti riferisci. Io dico tanti auguri a tutti voi, alla vostra redazione, al buon lavoro che fate, ai tuoi ospiti, al presidente Mirarchi, che saluto con affetto, ci rivediamo sicuramente sabato dopo, per l'ennesima finale di Coppa Italia. Io ne ho fatte parecchie, direi quasi tutte. E niente, un saluto a tutti i calabresi di un felice Natale e un buonissimo inizio e un buonissimo 2019. Vincenzo, ricordati che chi di battuta ferisce poi di battuta perisce anche, eh? Non ho capito, Fausto. Niente, va bene, una mia battuta finale, d'accordo. Buon Natale, gliela dico in privato poi. Va bene, e intanto è arrivato anche un messaggio di un dirigente del Gasperina, l'amico Voci, che però sarà esaudito, penso, nel corso della puntata, perché ecco. ci invitava a parlare anche delle serie minori. Ci arriviamo, se riusciamo a contenere Fausto, che stasera è scatenato, ma il presidente Mirarchi merita tutte le domande di questo mondo. No, dicevo che quest'anno, col fatto che si chiude il 16 dicembre, c'è la finale di Coppa, la sosta è un po' più lunga rispetto agli altri anni, insomma, 2 settimane è qualcosa in più questa 20 giorni, no, quasi circa. Sì. Perfetto spirito, giochiamo della Befana. Sì, diamo opportunità ovviamente ai nostri atleti, ai nostri tecnici, ai nostri dirigenti di trascorrere serenamente il Natale per poi riorganizzarsi e ripartire in combinazione col girone di ritorno col nuovo anno, quindi credo che sia anche invece combinata bene. Il Chiaravalle che farà festa per tutti questi giorni oppure si allenerà? No, noi giochiamo domenica prossima a Badolato. E poi panettone per tutti. E si riprende gli allenamenti, volevo sapere, anche per dare informazioni di servizio a giocatori e tifosi del Chiaravalle. Ancora non è stato programmato, finiamo il girone d'andata il 23 e poi decidiamo di comune accordo
Perfetto, e noi ci tuffiamo in quello che è il magico mondo della promozione, partendo dalla promozione Girone A che Fausto Varano e tanti altri definiscono una seconda sezione dell'eccellenza. Ecco i risultati: Morrone Vigor Lamezia 0-2, Schiavonea Belvedere 0-2, Promo Sport Garibaldino 1-0, Sambiase Bruzium Cosenza 3-0, San Marco Juvenili 0-0, Cassano Roggiano 6-0, Amantea Rossanese 2-0, Aprigliano San Fili 1-2. Andiamo subito a sfogliare la classifica di questa promozione Girone A, dopo sempre 15 giornate. Sambiase e Morrone 36, Vigor Lamezia 29, Roggiano 28, 25, Belvedere e Rossano, San Marco 23, Juvenilia 20, Cassano e San Fili insieme alla Garibaldina 18. A 13 punti troviamo Bruzium, Cosenza e Schiavonea, 12 Amantea, 9 Aprigliano, 8 Promo Sport. Come dicevamo in sede di redazione con Fausto Varano, quando sono meno i tre servizi non li chiamiamo treno dei servizi, però lanciamo ugualmente Morrone, Vigor Lamezia e Sambiase e Bruzium, Cosenza. Prego regia. Ma guardi, me lo auguro assolutamente, la squadra ha fatto un'ottima partita nonostante eravamo al cospetto di un'ottima squadra che punta a vincere sicuramente il campionato, rispetto a noi altre ambizioni. I ragazzi hanno dato il massimo, il primo tempo dico molto ottimo perché abbiamo creato qualche occasione in più forse rispetto anche a loro, poi ho avuto due infortuni nel primo tempo, ho dovuto fare dei cambi, ho dovuto riassestare un po' la squadra che ci ha penalizzato. Abbiamo detto qui anche il primo tale, c'è con noi anche il nuovo acquisto del Sambiase, Francesco Covelli. Francesco, una bella partita da parte tua, un bel gol anche diciamo da esperienza, che ho preso il portiere, ma credo che si è messo oggi, abbia giocato un'ottima partita. Sì, sì, soprattutto il secondo tempo. I primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo fatto molto bene. Abbiamo chiuso benissimo, diciamo, l'anno, il girone d'andata. Siamo primi a pari punti con la Morrone, quindi ci godiamo il momento. E adesso cerchiamo di lavorare bene in questa pausa natalizia e poi di riprendere benissimo, ancora meglio, di iniziare ancora meglio il giornale di ritorno. Abbiamo qui con noi ospite il mister del Sambiase, Danilo Fanello. Danilo, una breve nota su questa partita. Una partita che non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, forse siamo entrati un pochettino troppo tesi. Ci abbiamo messo tanto magari a sviluppare quelle solite azioni di gioco che sviluppiamo noi. Abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico. Una volta trovato il gol del vantaggio, poi credo che la partita si sia indirizzata sotto il piano del gioco, sotto quello che volevamo, e soprattutto indirizzata verso quello che poi è stato il risultato finale. La vittoria di ieri della Vigor sulla Morrone, bisogna innanzitutto fare un plauso alla squadra biancoverde, perché comunque la Morrone finora era l'unica squadra imbattuta, e quindi andare a vincere là è sinonimo di essere una grande squadra. Gli acquisti che sono stati fatti a dicembre lo dimostrano, poi se da qua a dire che sarà solo un discorso a tre non lo sappiamo. Sicuramente in questo girone d'andata c'è da dire che è stato un bel girone d'andata, dove soprattutto nelle pene alte della classifica c'è stato, diciamo, questo avvicendamento tra noi e la Morrone, però siamo soltanto alla fine del girone d'andata, quindi credo che fare il discorso troppo ad ampio raggio sia prematuro. Grosso della Vigor Lamezia, della rinnovata Vigor Lamezia di Claudio Morelli nei confronti della capolista Morrone. La squadra lametina va a sbancare appunto il campo della capolista del girone A di promozione calabrese con un secco 2-0 maturato attraverso i gol di Piccirillo nel primo tempo e di Russo nel secondo tempo. Ad inizio di ripresa la squadra di casa
fallisce un calcio di rigore e quindi sfuma la possibilità di poter riaprire la partita. Con questa sconfitta, la prima del campionato per l'Atletico Cienza Morrone, si verifica il fatto che il Sambiase, vincendo la partita di oggi, ha agganciato in testa la classifica appunto i cosentini, e adesso si riapre il campionato, si riapre anche per la Vigor Lamezia, che però rimane ancora a 7 punti di distacco dalla testa della classifica e quindi deve ancora cercare di inseguire. Però fatto sta che questo è un segnale importante per questo campionato. Abbiamo tante volte detto che è da considerarsi come un'eccellenza bis, e quindi di conseguenza si cercherà di lottare fino alla fine per questa vittoria finale del campionato. Piuttosto nel campionato dobbiamo segnalare la ormai decadenza del Roggiano, che oggi addirittura si è presentato in 9 uomini nella trasferta persa a Cassano. Comunque, tornando alla partita tra Atletico Cienza e Vigor Lamezia, c'è da dire che è stata molto abile la squadra lamentina a saper mantenere il gioco, a sfruttare le occasioni che le si sono presentate e poi a resistere anche all'eventuale ritorno da parte dei cosentini. Per concludere, ricordiamo il risultato finale nell'anticipo di sabato: Morrone Cosenza, Vigor Lamezia 0-2. Comunque, ripeto, faremo una trasmissione su tutto quello che accade durante i servizi della pubblicità, perché è meraviglioso, veramente si spezza il pane del sapere calcistico. Fausto, in attesa di Mimmo Tuscano, cosa ne pensi tu della promozione Girone A? Ho detto un po' molto nel servizio che ho preparato per questa partita qua, questa sorpresa della vittoria della Vigor Lamezia contro la Morrone di Cosenza, gli atleti Cosenza, Morrone di Cosenza per la precisione, dobbiamo dirla completo il nome. Però parlavamo poco fa anche con il presidente fuori onda, in quelli che tu nomini come fuori onda, di questa vicenda del Roggiano, che davvero rischia di falsare il campionato, perché oggi per esempio si è presentato a Cassano in 9 uomini, dopo pochissimi minuti già perdeva 3-0, alla fine il risultato 6-0, credo che giustamente quelli del Cassano si sono fermati correttamente, come si dice, come si deve fare sempre. Però, presidente, questo non depone bene per un campionato, purtroppo. Giustamente la federazione può fare poco se non intervenire e dire fate, però quando poi non ci sono probabilmente più il fattore economico, come si fa? Ma storicamente c'è sempre stata la squadra che ha un pochino mollato, ma che comunque dignitosamente ha completato in ogni caso il campionato. Ricordo la Taurinovese di qualche anno fa, ma ce ne sono state altre. Lì credo che un pochino siano condizionati dal fatto che non riescono ad utilizzare il loro campo di gioco. Questo ovviamente comporta sacrifici ed sborsi a dover andare a giocare fuori e la mancanza di incassi, che probabilmente in queste categorie aiutano. E invece, Peppe Bellare, cosa ne pensi di questo campionato? Più volte, sia nel servizio sia prima, abbiamo definito un'eccellenza bis, una sottosezione dell'eccellenza. Pensi sia così? Ma sicuramente, io ricordo quando c'era il campionato di promozione, è stato suddiviso, però è un trampolino di lancio per il campionato superiore. Quindi è importante questo. E ci sono però più cose da dire su questa classifica, Fausto, perché ho visto che la studiavi attentamente. No, la studiavo attentamente, intanto diciamo per esempio che con i 36 punti di Morrone, di Sambiase e Morrone, già alla fine del girone di andata non ci sarebbe un playoff. Perché la seconda, qualunque delle due, avrebbe già 11 punti di distacco sulla Belvedere, che è quinta. E con il fatto che il Roggiano probabilmente, se continua così, io non me lo auguro, non ce lo auguriamo nessuno per il bene del calcio, dovesse continuare così si rischia addirittura di perderla un'altra squadra, e quindi anche si potrebbe ottenere il fatto che la prima e la seconda già diventino, sempre che la Vigor Lamezia giustamente non ci metta del suo, perché magari si lotterà soltanto per fare la finale playoff, un'unica finale. Intanto ci salutano come al solito anche gli ultra
Rangers del Borgia, un po' demoralizzato, almeno questo che c'è scritto, e ne parleremo in sede opportuna. Sì, però sì. Insomma, il messaggio va letto. Quindi ci siamo con la promozione girone A, Fausto? Sì. Possiamo procedere andando a vedere la promozione girone B con le squadre che ci sono forse un po' più vicine e delle quali reggiamo i risultati della classifica. Scommettiamo che è la 15ª giornata? Caspita, ho indovinato. Africo Città di Rosarno 2-1, Aurora Reggio San Luca 0-6, Archi Brancaleone 2-4, Villese Academy Montepaone 2-1, Gioiese Gioiosa Ionica 0-1, Rombiolese Borgia 2-1, Stilese Tassone Filogaso 7-2, Taverna Bagnarese 2-2. Andiamo a leggere anche la classifica con la nota rovesciata di Sasai Apello. San Luca 41, 33 Gioiosa Ionica, 29 Brancaleone, a 28 punti troviamo Stilese Bagnarese, Città di Rosarno 22, Rombiolese e Africo 21, Filogaso Caso il Real Montepaone 20, Gioiese 19, Villese 17, Taverna 15, Archi 11, Borgia e Aurora Reggio a 5 punti. E quindi qui, Fausto, tu sei soddisfatto dei 20 punti del Montepaone mentre attendiamo appunto Mimmo Tuscano? Sì, sono abbastanza soddisfatto, anche se le cronache della partita di ieri a Villa San Giovanni dicono di una squadra della Villese che ha avuto moltissime occasioni, ha vinto soltanto per 2-1, però a me sembrava che ogni tanto il buon Saro Bellè, che ogni tanto è collegato, la dicesse qualche azione del Montepaone, quindi non vorrei che fosse più una questione di parte, perché sappiamo che Saro è molto tifoso della Villese, molti Bellè ci giocano nella Villese, quindi è probabilmente anche questo. Oltretutto era riuscito anche a pareggiare, quindi a tenere una buona posizione. Poi alla fin fine forse la voglia della Villese un pochettino di prendere questi tre punti importanti hanno fatto sì che i padroni di casa avessero la meglio. Però ripeto, per rispondere alla tua domanda, io sono soddisfatto dei 20 punti del Montepaone alla fine del girone di andata. Io invece sento un forte tintinnio qui all'interno della testa, perché siamo collegati via Skype o via telefono con Mimmo Tuscano. Buonasera Mimmo, sei sempre bellissimo e sei d'accordo con Fausto Varano, oltre a parlarci in generale della promozione del girone B? Buonasera a tutti voi, intanto a tutti i telespettatori. Beh, diciamo sì, il Montepaone, essendo una matricola, sta facendo, secondo me, il campionato che ci si augurava. Una squadra, l'ho detto la scorsa settimana, l'ho vista giocare, ho parlato con mister Pisano, una squadra brillante, una squadra che cerca il gioco, fa tanti gol, ne subisce anche, ma alla fine penso che i punti stiano nella media, anche se il girone di ritorno sarà difficile anche per loro. Per quanto riguarda il campionato in generale, diciamo che sarebbe un bel campionato considerando dal secondo posto a scendere giù, perché il San Luca ormai è lanciatissimo, gioca proprio in scioltezza. Chi ha visto la partita con l'Aurora veramente può dire di un San Luca che si è autolimitato, anche se la squadra regina è in grossa difficoltà, ma si è autolimitato a un 6-0 che comunque la dice tutta. Escludendo quindi il San Luca, una specie di fuori classifica possiamo dire, invece il campionato è estremamente combattuto, soprattutto nelle quattro squadre che occupano il secondo e il quinto posto, che da qualche domenica non stanno perdendo colpi. Un mezzo colpo l'ha perso la Bagnarese oggi, che ha pareggiato proprio a Taverna, con il Taverna, diciamo, stava vincendo, ha pareggiato, ha perso quindi due punti, mentre Stilese, Gioiosa e Brancaleone continuano a vincere. Da sottolineare soprattutto i risultati importanti del Gioiosa, che si è imposto in un campo difficile contro la squadra di mister Nucera, Gioiese, quindi ha vinto per 1-0 ed è secondo in classifica a 33 punti. Il Brancaleone, che si sta riprendendo con due vittorie consecutive dal periodo nero e che è lì a 29 punti. Una Stilese grandi firme e grande formato, perché si imposta per 7-2 sul Filogaso. La Stilese, che realmente forse come organico è la squadra che sulla carta fosse partita un attimino prima, ha avuto un inizio un po' stentato che è costato anche il posto a mister Leotta. E fosse partito un attimino prima, forse poteva insediare il San Luca più da vicino. Però è un bel campionato, perché dal secondo al quinto posto, quindi zona playoff, si lotterà fino alla fine. La sensazione è questa, perché sono tutte squadre determinate. Ripeto, Gioiosa, Brancaleone, Stilese e San Luca hanno fatto anche dei movimenti
di mercato che lasciano presagire che la lotta sarà serrata, quindi se la vittoria del campionato è tra virgolette scontata, l'esito dei playoff sarà realmente avvincente, quindi ci possiamo attendere un finale di stagione bello intenso, perché penso che la lotta a cui daranno vita queste quattro squadre arriverà tranquillamente oltre la stagione regolare. Abbiamo mandato anche immagini di repertorio, perché stasera appunto anche il repertorio ci permette di dare indicazioni calcistiche. Fausto, una domanda a Mimmo? Sì, una considerazione a Mimmo, ciao. Piuttosto il fatto che mi pare che Aurora, Reggio e Borgia, con i 5 punti che hanno a disposizione alla fine del girone di andata, oltretutto sarebbero già retrocesse entrambe. Allora, è un peccato dirlo per Aurora e per Borgia, ma la vedo difficile ormai per loro. Sono squadre purtroppo che stanno perdendo troppi punti, anche il mercato dicembrino non sembra aver creato grossi sconvolgimenti. Altra squadra che è pure fortemente a rischio è l'Archi. L'Archi che sta perdendo colpi, una squadra in difficoltà, sappiamo bene che deve giocare a gallina per vicende extra calcistiche che la privano di giocare nel proprio campo di gioco. Quindi Archi, Borgia e Aurora li vedo tra virgolette un po' segnate. Invece è molto più fluida la situazione tra Taverna, Villese, Gioiese, insomma anche qui ci sarà un finale di stagione intensa, però da come si sta prefigurando è molto probabile che con la regola dei 10 punti qualche play-out salti, cosa che invece in zona play-off non penso. Oggi mi ha lasciato un po', no, mi ha sorpreso, diciamo, il pareggio del Taverna, che sembrava stesse smobilitando, perché aveva dato via Giglio, qualche altro giocatore era andato via, e invece addirittura è riuscito a fermare la Bagnarese. Quindi vuol dire che ancora Mister Folino può contare su una rosa abile per potersi salvare. Ma penso che sia soprattutto un discorso di gruppo, cioè Mister Folino e la società, anche se hanno mandato via un pezzo pregiato come Giglio, hanno un gruppo di base che possa almeno in casa tentare, diciamo, di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Sì. La Bagnarese ancora non ha trovato la quadra, alterna delle buone prestazioni e delle prestazioni un pochettino più deludente, ma comunque insomma è stato un buon punto per il Taverna. La Bagnarese stava vincendo, ma il Taverna dimostra così che punticino alla volta può tranquillamente tirarsi fuori, o quantomeno fare i play-out in una situazione di vantaggio, anche se c'è tutto un girone di ritorno, e sappiamo che soprattutto nel girone B di promozione sono due campionati distinti e separati. Ecco, è vero, diciamo. Si fa tutto il ritorno, si fa. Sì, benissimo, sì. Mimmo, noi ti ringraziamo e ti facciamo gli auguri di Buon Natale. Potresti con 3 semplici aggettivi descriverci quello che pensi del comitato regionale della FIGC? Qui casualmente abbiamo il presidente Mirarchi. Era di passaggio. Vabbè, non posso, il presidente Saverio sa benissimo i rapporti che abbiamo e la grande stima che lega la testata con cui collaboro, Stadio Radio e il comitato, anche perché non lo dico perché insomma è qua, siamo in diretta e siamo di presenza, ma lo diciamo ogni sabato in diretta video e in diretta radio. Il comitato si sta spendendo moltissimo per rendere questo calcio dilettantistico alla portata di tutti e renderlo uno spettacolo per le famiglie. Poteva sembrare ambizioso il programma degli anticipi televisivi, ma in realtà sta dimostrando che questo crea molto interesse, e soprattutto una battaglia sulla quale io ho fatto anche un editoriale radiofonico venerdì, ci trova in comune accordo, ma penso con tutti noi che facciamo questa professione, questo sport, pratichiamo e seguiamo questo sport, serve anche ad eliminare, a bandire gli episodi di violenza che purtroppo contraddistinguono il settore calcistico, non solo la Calabria, attenzione, la Calabria è sempre nell'occhio del mirino, ma non solo la Calabria.
e quindi io penso che i riflettori, le telecamere puntate non siano un aspetto deterrente, perché è brutto dire così, ma siano un momento per rendere questo spettacolo più conosciuto, e quindi conoscendolo diventa, diciamo, più facile da seguire, e ci sarà sicuramente l'avvicinamento di tantissime altre componenti, cercando di renderlo più godibile. E penso, da questo punto di vista, il comitato stia facendo veramente tanto e ci trova concordi su tutta la linea. Perfetto. Penso un po' a tutti. Perfetto, Mimmo. Grazie, Mimmo. Tanti auguri, buon Natale, ci sentiamo dopo le feste. Grazie, tanti auguri a tutti voi e a tutti i telespettatori. Arrivederci, buonasera. Fausto, se mi consente una domanda, sia a tutti e due i nostri ospiti. Prima, in un'intervista, è stato citato in Eccellenza che è entrato un 2002. E questo, secondo me, è un fatto meraviglioso, al di là di se sappia giocare, se sia un campione o se non dia un apporto totale. Cosa ne pensi, Peppe? Guarda, noi la domenica scorsa abbiamo fatto debuttare anche noi il nostro secondo portiere, un 2002, che viene dal settore giovanile. Quindi anche nella settimana prossima saranno anche convocati anche altri due ragazzi, provengono tutti dalla nostra scuola calcio, quindi questo è il nostro futuro, altrimenti non si può andare avanti. E il futuro interessa al presidente, quindi il Montepaone aveva in panchina tempo fa anche un 2003. Di 2001 il Barcellona ne ha 4 in pianta stabile nella sua rosa. Io credo che sia un percorso... Però non li ha presi dal Montepaone. Non li ha presi, purtroppo no. Credo che sia un percorso imprescindibile, sicuramente per le realtà dilettantistiche, su questo non c'è dubbio, ma io alzo un pochino il tiro e dico che è un percorso che dovrebbe stare in testa alle società professionistiche, quelle d'élite addirittura, e quando parlo ovviamente di società d'élite mi riferisco alla Juve, al Milan, all'Inter, al Napoli, a quelle realtà che hanno la possibilità di fare esperienza internazionale attraverso i propri giovani, quelli che escono fuori dal proprio vivaio, potrebbero dare una mano a loro stessi innanzitutto, e quindi orgogliosamente poter dire di aver cresciuto i talenti in casa, e dare una mano alla nostra nazionale, perché io credo che la crisi nasca proprio da lì. Io spesso, quando discutiamo anche con le nostre società, soprattutto con quelle di settore giovanili, senza la presenza dei giovani, faccio due calcoletti che sono facili, dico che i calciatori d'élite in Italia sono quelli che giocano in Serie A, 20 squadre di Serie A, 30 calciatori di rosa per ogni squadra. In Italia abbiamo 600 calciatori d'élite, 600 calciatori di Serie A, 400 sono stranieri, Fausto. I calciatori italiani di Serie A sono 200. Quelli che giocano e hanno opportunità di fare esperienza internazionale sono 20, cioè quelli che giocano... L'altro giorno vedevo in una televisione nazionale una cosa del genere, proprio si parlava di questo fatto qua. Ma è la realtà, e quindi da qui la difficoltà di strutturare una nazionale importante, una nazionale che dia le soddisfazioni che meriteremmo, ma se non c'è la condivisione di un progetto da parte, ripeto, dei grandi club italiani, non ci arriviamo. Io faccio sempre in genere le domande che fa l'uomo della strada, perché effettivamente sono io un uomo della strada, e quindi adesso con il nuovo presidente Gravina, è possibile per esempio nel mondo del calcio inserire qualche limitazione? Perché so che non si possono obbligare le società, però dire che almeno per esempio un certo numero di giocatori debba venire dal vivaio, essere dell'italiano, si può fare o no? O proprio ce la dobbiamo scordare una cosa del genere? È necessario che questo percorso sia concordato all'interno della Lega di Serie A, perché è vero che il presidente Gravina rappresenta la federazione, ma queste decisioni si assumono all'interno della Lega di A. La Lega di A è composta dai presidenti della Lega di A. Certo. Per cui se non lo condividono loro questo percorso, purtroppo non ci si arriva. Però lì gli interessi sono un pochino diversi. Lì si può stimolare in qualche maniera. Sì, ma perché poi, scusa Giorgio, tanto per chiudere, perché poi abbiamo visto che a livello nostro locale, regionale, ma non solo della Calabria, ma un po' dappertutto, il fatto di aver dovuto mettere per esempio gli under è un pochettino agevolato le società, quantomeno. Poi magari si è ridotto da 4 a 3, non è stato facile, sai, è vero. Sai quanto è stata combattuta, no? Sì, questa norma, e quanto ancora oggi c'è chi non la condivide, quanto, per carità. Sono stati odiati, quando è stata odiata la Lega per questi under che ma quella dei 4 per carità è stata una... È stata una decisione coraggiosa che abbiamo assunto all'inizio, ricordo l'inizio del mio percorso, sì. Proprio così iniziò,
ma era proprio per dare un segnale di attenzione verso i nostri giovani e non poteva non essere tale. Poi abbiamo chiaramente riportato le cose. E forse le soddisfazioni più belle sono quelle di quando si ha ragione a distanza di tempo, quando si immagina un futuro e poi quello si realizza. E la notizia bomba è che Fausto Varano guarda la concorrenza perché ha detto che ha guardato un altro programma televisivo. Ai ai ai, Fausto. Nazionale. È sempre concorrenza. Beh, certo. Andiamo a vedere la prima categoria, Girone A, su questa cercheremo di essere un po' più rapidi perché è un tantinello lontana da noi, ma diamo lo stesso i risultati. Bisignano Rose City 0-1, rinviata Praia Tortola Real Sant'Agata, San Lucido Real Montalto 0-2, Taverdese Ceppironetti 2-1, Virtus Diamante Amendolara 2-1, Rocca Calcio Cetraro 4-1, New Academy Fuscaldo 1-0, ha riposato il Mirto Crosia. La classifica dopo 14 giornate vede in testa il Praia Tortola con 30 punti, Real Sant'Agata 28, Real Montalto 27, Rose City 23, Mirto Crosia 21, Rocca Calcio 20, Bisignano 19, Tavernese 18, Geppinonetti 16, San Lucido 14, Virtus Diamante New Academy 13, Fuscaldo 8, Amendolara 6, Cetraro 5, Fausto 30 secondi. No, nemmeno due, perché l'hai detto tu, quello che è successo è stata rinviata la partita di cartello tra le prime due della classifica e quindi alla fin fine. Eppure, nonostante tutto, ovviamente mantengono la posizione di prima e seconda perché il Montalto ha vinto, però era a 4-5 punti di distacco e adesso si è trovato a 3 punti dalla testa. E invece vediamo in prima categoria Girone B cosa è successo. E ogni volta che la guardo questa grafica mi sembra tanto un bellissimo regalo che ci ha fatto Sassai Apello. Kennedy, Cus PSG 1-1, Nuova Rogliano Campora 0-1, Pallagorio San Mauro Marchesato 0-0, Real Rocca Bernarda Scandale 6-3, Santa Severina Caccurese 2-1, Stelle Azzurre Sporting Catanzaro Lido 0-0, Cerva Comunicando non disputata e ha riposato il Sillanum. E qualche dubbio sul risultato? Io... E intanto approfondiamo. Io comunque leggo la classifica, ci riserviamo di correggere. Leggerlo. Sì. Caccurese 34, Santa Severina 27, Nuova Rogliano 26, Sporting Catanzaro Lido 24, Real Rocca Bernarda e Kennedy 21, Cerva 19, Campora, Cus PSG Scandale 17, Sillanum 15, Stelle Azzurre 13, San Mauro Marchesato 11, Pallagorio 6, Comunicando 3. E se hai dei dubbi, comunque il presidente Mirarchi sa tutti i risultati, anche il sabato prima. Prima. Esatto, qual era il dubbio, Fausto? Il dubbio è che nella partita Nuovo Rogliano-Campora, che non è 0-1, ma ha vinto la Nuovo Rogliano per 2-0, quindi dobbiamo aggiornarlo. Se l'ha detto Fausto Varano, è piuttosto così. Il presidente, io l'ho detto domenica scorsa, sa più o meno come si formano le squadre e quando fa i calendari fa in maniera tale che Reggio Mediterraneo e Corigliano capita la penultima di campionato. Come sarà bello e divertente questo campionato fino alla fine. E Praia Tortola e Real Sant'Agata proprio alla penultima pure di prima categoria. Quindi c'è uno studio dietro. Vogliamo parlare di Morrone Vigor Lamezia? Sì. No, nel senso che anche quella sarà a fine campionato poi uno scontro diretto. Prima categoria, Girone C. E qui un attimo andiamo ad approfondire meglio, però sempre partendo dai risultati della giornata. Monasterace San Calogero 2-1, Pargheria Capo Vaticano 2-0, Fronti Atletico Maida 2-3, USG Falco Badolato 1-2, Real Mileto Pianopoli 3-1, Caulonia Vallata del Torbido 1-1, Chiaravalle Bivongi Pazzano 0-1, Ierax Nuova Valle 1-3. Classifica dopo 14 giornate. Pargheria 33, Monasterace Vallata del Torbido Atletico Maida 31, Bivongi 28, Capo Vaticano 26, Caulonia 25, Fronti 22, Badolato 20, Chiaravalle 16, San Calogero Girifalco 14, Nuova Valle 12, Pianopoli 7, Real Mileto 6, a 0 punti rimane Ierax. E qui abbiamo due servizi filmati, Girifalco Badolato e Fronti Maida, per il quale ringraziamo Chetti Riolo. Prego regia. Lo diciamo sempre, anche perché spesso poi a fine gara ci viene riconosciuto quanto il Fronti dal punto di vista tecnico, tattico, insomma sia una squadra preparata, sia una squadra che dà effettivamente filo da torcere, però poi il risultato spesso non poi corrisponde con queste prestazioni, lo diciamo sempre, quindi c'è da lavorare. Speriamo anche che con questi innesti che sono arrivati possa la squadra recuperare anche laddove c'è quel pizzico di mancanza da concentrazione o comunque di poca esperienza che poi ci fa arrivare a prendere insomma questi gol. Sì, sì, sono d'accordo con te, lavoreremo ancora, i nuovi sicuramente si integreranno a
al meglio perché ne sono certo, perché sono ragazzi che conosco e da questo punto di vista non avremo problemi. Certo c'è rammarico. Siamo con mister Cossari del Girifalco al termine della gara Girifalco-Badolato, terminata con il risultato della vittoria del Badolato per 2-1, una partita non molto bella rispetto alle precedenti esibizioni e comunque sfortunata. Il primo gol del vantaggio del Badolato è arrivato su un pasticciaccio difensivo e poi tre legni colpiti, quindi una giornataccia. Sì, giornataccia, quindi è innegabile che noi stiamo vivendo un periodo negativo, naturalmente siamo pure sfortunati perché ci stava stretto il pareggio, figuriamoci la sconfitta. Periodo negativo, abbiamo fatto un buon primo tempo, il secondo tempo un po' meno, abbiamo comunque costruito le nostre occasioni, siamo stati sfortunati perché abbiamo colpito tre legni, ha fatto un paio di interventi anche il portiere suo, noi due erroracci, e quindi anche oggi portiamo a casa 0 punti, dispiace, dobbiamo cercare di lavorare, speriamo bene per il futuro. In questo momento è dura, è difficile. Ci aspettano adesso 3 gare difficilissime, avremo 2 trasferte, è normale che dobbiamo guardare i play-out, cercare di evitarli, bisogna cercare di allenarsi con costanza, secondo me poi alla fine il lavoro dovrebbe pagare ugualmente. Sicuramente abbiamo dei limiti, ci manca un finalizzatore, ci sono assenze importanti, anche oggi 2 assenze molto importanti, tra cui l'attaccante e il portiere, però non è un alibi questo, ripeto, la squadra del primo tempo mi è piaciuta, siamo stati anche sfortunati, ma alla fine comunque raccogliamo 0 punti. Purtroppo diciamo che il 50% della rosa purtroppo ha una disponibilità limitata per quanto riguarda gli allenamenti, quindi facciamo pure fatica a trovarci tutti insieme a lavorare in un certo senso, perché comunque il lavoro giustamente viene prima di tutto, e quindi per esempio c'è un Davide ma anche lo stesso Domenico che fanno fatica a trovare e a riuscire a dare continuità agli allenamenti, e questo si è visto anche nel secondo tempo che andiamo in debito di ossigeno, e quindi è veramente difficile, è un periodo negativo, speriamo di trovare soluzioni e riuscire a dare continuità anche agli allenamenti e al lavoro che stiamo cercando di... Bisogna serrare le fila, insomma. Sì, speriamo bene per il futuro, è un momento difficile per la squadra. Siamo con Pultrone, un calciatore del Badolato, seconda vittoria esterna importantissima per voi. Sì, è stata una vittoria importante anche perché qui è un campo molto difficile, abbiamo avuto negli anni precedenti sempre problemi a fare il risultato, qua però oggi è andata bene, siamo riusciti a vincere, abbiamo fatto 3 punti importanti e pensiamo per finire bene questo anno con Chiaravalle, speriamo. E comunque è una vittoria che vi porta fuori dalla zona bassa della classifica, in pratica è una vittoria importantissima tra le altre cose. Sì, dopo aver vinto pure il recupero settimanale mercoledì con il Nuova Valle, questa era anche una trasferta che noi abbiamo preparato bene, anche se avevamo pure qualche defezione a livello di infortunio, però ce l'abbiamo fatta, l'importante è aver raggiunto il risultato. Con un po' di fortuna, 3 pali, il primo gol pasticciaccio della difesa girifalcese.
Sì, diciamo che alla fine siamo stati pure un po' fortunati, abbiamo anche trovato un arbitro veramente bravo che ha saputo tenere la partita senza commettere grossi errori. Sì, abbiamo sbloccato su una loro incertezza in difesa, poi ci siamo fatti pareggiare la partita con un grande loro gol su punizione, poi alla fine è arrivato il gol, speravamo in questo gol, è arrivato e meno male così. E no, scusate, a discoteca dovevo andare dopo la trasmissione, la scelgo io. Fausto, non insistere. Ops, è ripartita la trasmissione, scusate che stavamo prendendo accordi. Fausto, e allora questo è un girone sul quale ci dobbiamo soffermare, anche con la presenza di Peppe Maellare, e penso che avevo anche un contributo telefonico. Mi piace questo girone perché effettivamente è ben lottato, perché ci sono quattro squadre in due punti. E ho visto qualche partita di questo campionato, pur secondo me un po' di livello inferiore rispetto a quelle dell'anno scorso, perché l'anno scorso era leggermente più tra San Calogero, Vigor Lamezia, Montepaone stesso, insomma, però è molto lottato, perché ci sono delle squadre che con uno o due vittorie possono inserirsi, per esempio il Fronti che ieri ha perso la partita in casa contro il Maida, vincendo per esempio sarebbe arrivato a 25 punti, quindi a un distacco di zona playoff validissimo, quindi è un campionato importante e credo che si giocherà davvero domenica dopo domenica e si vivrà particolarmente negli scontri diretti. E invece il Chiaravalle cosa dice in questo campionato? Ma il Chiaravalle quest'ultima parte è molto molto sfortunata, devo dire la verità. Abbiamo giocato le ultime partite con le prime della classe, vincevamo a Mammola 2-0, abbiamo perso 3-2, vincevamo 1-0 a Maida, abbiamo perso 2-1. Oggi con il Bivongi partita da 0-0 e l'unica azione che hanno fatto loro, noi pali traverse, purtroppo non ce ne sta andando bene una. Però effettivamente la classifica rispecchia la realtà. Noi volevamo fare oggi un passo in avanti, ma non ci siamo riusciti e prendiamo atto e la realtà effettivamente rispecchia la classifica. E in questi nostri studi di San Sostene Rubra accogliamo telefonicamente un altro amico, dovrebbe essere in linea Vincenzo Zaccone. Pronto? Buonasera a tutti quanti, un saluto ai vostri ospiti, in particolare al Presidente Mirarchi. E un saluto soprattutto all'Atletico Maida. Cosa ci può dire come contributo su questo ragionamento che stavamo facendo? Sono d'accordo con il dottor Barano, probabilmente lo scorso anno c'erano tre squadre un po' superiori tecnicamente, però quest'anno vorrei dire che la lotta alla vittoria del campionato invece è allargata a 6-7 squadre, quindi campionato molto molto equilibrato, soprattutto in testa. Non c'è la squadra a massa campionato, non c'è neanche il duetto di squadre, quindi secondo me anche il Fronti stesso, che nell'11 secondo me è una delle migliori squadre che c'è in questo girone, può andare ancora nella zona playoff, quindi un campionato molto molto avvincente. Direttore, io ho letto in settimana che il presidente del Pargalia ha dichiarato che vuole assolutamente vincere questo campionato e si è rinforzato tantissimo, ha preso diversi giocatori. Non è stato da meno il presidente della Vallata del Torbido, che dal suo punto di vista ha detto che si rinforzerà e si è rinforzato anche la Vallata del Torbido. Quindi per voi sarà più difficile poter lottare con queste due? Ma io aggiungerei il Capo Vaticano. Sì. Che ha preso 4-5 giocatori di promozione di indiscussa forza, giocatori con passati importantissimi. Nonostante la sconfitta di ieri con il Pargalia sia un pochino attardato, il Capo Vaticano secondo me è una rosa che è al pari almeno del Pargalia stesso. Anche lo stesso Fronti che avete incontrato voi ieri si era rinforzato con diversi giocatori. Calidone, assolutamente, ha preso un paio di giocatori della Vigor Lamezia che avevano iniziato in promozione, è ritornato l'attaccante Palmieri che è un giocatore di categoria superiore, ieri ha fatto già bene al suo rientro, numero 10. E comunque già di base hanno un gruppo che è da parecchi anni che giocano insieme, quindi comunque un gruppo molto affiatato, una società seria alle spalle, quindi
comunque il Fronti, secondo me, se riuscirà a fare 3-4 partite con risultati importanti, potrà rientrare per la zona playoff. Direttore, allora diciamo che se non è come quello dell'anno scorso, questo campionato potrebbe essere come quello di 2 anni fa, e voi avete un bel ricordo di quello. Sì, di 3 anni fa. Tre anni fa. Un campionato molto molto simile, dove la prima posizione si veniva scambiata quasi ogni domenica. Sì. E noi abbiamo vinto i playoff da quarti in classifica, vincendo proprio a Fronti 3-2 con lo stesso risultato di domenica. E allora... ricordo benissimo quella cavalcata storica che ci ha portato in promozione. Sì, c'era Stilese, Staletti, Borges, se non vado errato, vero? Sì, sì, era Stilese, Staletti, Fronti e noi, esatto. Principalmente queste 4 squadre. Ok, allora noi aspettiamo l'Atletico Maida nell'anno nuovo, magari anche con i suoi tifosi qui in trasmissione. Ringraziamo comunque per l'intervento Vincenzo Zaccone. Grazie, io volevo portare gli auguri da parte dei presidenti Paone e Arcuri e di tutta la società, ringraziarvi per il lavoro che svolgete veramente con una professionalità incredibile. Un saluto al presidente Mirarchi, a tutte le società dilettantistiche e ai tifosi che seguono la vostra trasmissione. Ok, grazie, buon grazie, Natale. Direttore. E intanto è arrivato un messaggio che Carini è tornato a difendere i pali dell'USG Rifalco. La conclusione sulla prima C la farei fare a Peppe Maellare. Chi lo vince questo campionato? Secco. Se non può essere Chiaravalle, chi lo vince? Sicuramente già è abbastanza quello che stiamo facendo. Secondo me, vedendo, abbiamo visto tutte le squadre, tranne domenica prossima Badolato, non so adesso come si sono rinforzate, però a oggi quello che mi ha impressionato di più è stato l'Atletico Maida, devo dire la verità. E allora, eravamo sul pezzo. Volevo fare una domanda al presidente Mirarchi per quanto riguarda quest'anno. Noi ogni tanto tocchiamo l'aspetto della violenza e purtroppo ci tocca fare, però ho notato una cosa, presidente, che quest'anno sono state date più di un doppio 0-3 a tavolino ad entrambe le squadre, per rissa tra le parti, diciamo. Quindi adesso la violenza si è spostata tra tifosi e giocatori e non più sull'arbitro. Com'è quest'anno la situazione dal vostro punto di vista? In tutti i campionati, diciamo. Intanto abbiamo paragonato il momento storico riferendolo a quello dell'anno scorso. Sì. Cioè abbiamo visto un pochino i dati e devo dire che gli episodi di violenza si sono ridotti del 60%. Ottimo. Quindi è già un segnale ovviamente positivo. È chiaro che molto devono farlo i protagonisti. Di contro c'è che l'80% degli episodi di violenza sono causati dai calciatori, il che questo ci impensierisce un pochino, perché è chiaro che proprio loro che sono i protagonisti dovrebbero in qualche modo rasserenarsi. Esatto. E in questo una grande mano d'aiuto credo la debbano dare i loro tecnici, che devono chiaramente dettare le linee guida, e i dirigenti, che devono fare altrettanto, in modo da rasserenare gli animi nei momenti delicati. Su questi dati si sta lavorando per cercare di rallentare questo percorso che chiaramente non ci piace. Benissimo. Vediamo il girone D, che poi facciamo una bella domanda al presidente. Sì, e ce la teniamo per dopo. Il girone D della prima categoria, andiamolo a leggere. Eccolo che compare: Borgo Grecanico Palizzi 0-1, Bovese San Roberto 5-2, San Gaetano Delese 2-2, San Giorgio Real 5-0, quindi bella giornata oggi, Scillese Bianco 1-0, Propellaro Calcio Ravagnese 3-2, Rosarno San Michel 2-1, Fortitudo Ludos Vecchia Miniera 2-0, perché noi tifiamo tutti per il San Giorgio, mi sembra evidente. Calcio Ravagnese 31, Deliese 25, Propellaro e Rosarno insieme alla Bovese 24, San Giorgio, San Roberto, la Fortitudo Calcio Reggio 23, Borgo Grecanico 22, Scillese 20, Bianco 17, San Michel 16, Palizzi 14, San Gaetano Catanoso 10, 8 Ludos Vecchia Miniera e 5 Real. E a questo punto, prima delle domande poi che Fausto farà al presidente, andiamo subito in seconda categoria partendo dal girone. Non me l'avevi detto, Fausto. Sì, allora subito. Andiamo questo girone perché devo. Per la vicenda, presidente, credo che sia ormai chiara la questione. Per San Gaetano Polisportivo Bovese,
che è, la, è una vicenda che ci ha fatto ridere. Ne abbiamo parlato ripetutamente, ne abbiamo, ho seguito. Ne abbiamo parlato l'altra volta. Il nostro cavallo di battaglia. No, io ho letto, io ho fatto il mio, il compito mio, quello del giornalista, di leggere e di comunicare. Ho letto il comunicato della federazione che diceva che non è stato possibile fare. Adesso la CAF ribalta il giudizio del giudice sportivo, dando, omologando il risultato del campo 4-1, perché sostiene che l'arbitro non ha dato perché non gli è stata richiesta ripetutamente. Non ho capito come avviene questa cosa. Diciamo la norma è abbastanza chiara. Necessita che l'arbitro dia la distinta e la consegni prima dell'inizio, salvo che non ne sia impedito per qualche ragione, quindi lo comunichi ai capitani delle due squadre o ai dirigenti. Dopodiché, nel momento in cui c'è esplicita richiesta da parte del capitano o del dirigente, l'arbitro è tenuto a fare la consegna. Però gliel'ha chiesto il capitano, dice, in questo caso all'inizio della partita. In seconda istanza è stato rilevato che c'era un accordo tra l'arbitro e il capitano, esatto, secondo il quale gli sarebbe stata consegnata a fine partita. E questo chiaramente ha determinato una rivisitazione della sentenza di primo grado, perché fa cadere chiaramente la norma e la necessità che venga data su esplicita richiesta. Ma a me interessava un altro aspetto, perché si è detto... Credo che l'aspetto tecnico. L'aspetto tecnico. Perché si è detto, certamente, il giudice diceva che l'allenatore non era in grado di poter mettere la squadra opportunamente in campo. Qualcuno ha detto di no. Anzi, diciamo anche il nome, perché l'ha detto il presidente Pilato, che secondo lui diceva che non dovrebbe essere un problema grosso questo. No, senz'altro non può essere questa la ragione per la quale viene determinata la sanzione. Quella era un aspetto che ha intravisto il giudice sportivo tra quelli che avrebbero potuto in qualche modo condizionare l'operato delle squadre in campo. È evidente che il giudice delibera sulla base della norma e non certamente sull'aspetto tecnico-tattico, questo è fuori di dubbio. Era solo un qualcosa di più per motivare la sentenza. Esatto. E quindi Fausto Rano aveva questi dubbi da tempo, se li trascinava. Ringraziamo il presidente Mirarchi. A me piace, perché come vedete, noi abbiamo, giornalisticamente parlando, noi esprimiamo sempre dei nostri pareri. Poi a me piace confrontarmi, specialmente... consegnare la distinta delle sì squadre. È obbligato, però se, come in questo caso, che se si mettono d'accordo che gliela dà dopo, ma lo può fare. A me è capitato l'altra domenica, non te l'ha data. A fine primo tempo gliel'ho chiesto sì, e te l'ha data, è obbligato, è obbligato, esatto, su esplicita richiesta, quello che dicevamo, perché ti ripeto, vedi Giorgio, noi abbiamo l'opportunità di sentire la voce ufficiale, per cui ci chiarisce parecchi aspetti. No, che noi... Fausto, questo è un argomento molto delicato, sì, che io ovviamente non lo posso fare sui grandi numeri o nelle grandi platee, ma quando discuto amabilmente lo faccio. Non è semplice, cioè noi ci dovremmo trovare in ogni discussione, tra virgolette, da bar, o comunque in ogni discussione sui social, piuttosto che nelle trasmissioni, per chiarire quegli aspetti che altrimenti diventano delle verità assolute, perché se non c'è chi riesce in qualche modo a spiegare dal punto di vista regolamentare la discussione, rimane una verità che poi si diffonde. Il presidente Mirarchi sa che questa trasmissione da sempre ha consentito e ha fatto in maniera tale non è mai successo che al presidente sia arrivata una telefonata per dirgli che quell'arbitro ha fatto perdere quella squadra, perché non l'avremmo mai passato. Fermate Fausto Varano, soprattutto il presidente Mirarchi è una persona che ama il dialogo e che è capace di spiegare appunto tutto dialogando con tutti. Andiamo, prego. Volevo dire a Fausto questo, no? Dimmi. Io adesso ho visto tutte le partite del girone di andata. Sì. Posso dire della mia esperienza che le società calcistiche sono molto, ma molto cresciute. Purtroppo il nostro problema rimane la classe arbitrale. Io con chi parlo con tutte le società che ci incontriamo, abbiamo proprio questi ragazzini poverini che prima categoria proprio devono crescere, sì, però noi società... E abbiamo pure noi, anche oggi stesso ha vinto il Bivongio tranquillamente, meritatamente, la partita è finita, però più contatto, più relazioni, niente, no? si chiudono a riccio questi. Però se posso insinuarmi, prima che parli il presidente Mirarchi, se vogliamo giocatori del 2003 che giochino, eccetera, dobbiamo fare anche le scelte per avere arbitri magari bravi quanto i nostri fuoriquota e che siano giovani, anche se io sono il primo a concordare con Peppe Maellare che a volte è una sofferenza per i dirigenti. Sì, l'indirizzo è questo, di avere nelle categorie inferiori arbitri molto giovani per dargli l'opportunità di crescere
Questo è l'indirizzo che viene dato a livello nazionale e quindi ovviamente poi nelle regioni ci si deve adeguare per forza. Certo, non è semplicissimo per un 17enne dirigere una gara di prima categoria da solo, in situazioni non semplicissime, con calciatori molto esperti che giocano in questi campionati. Però se purtroppo da parte del mondo arbitrale c'è questo indirizzo, certo è che quello che chiediamo noi in continuazione è di essere bravi a chi designa, a chi lavora su questi arbitri, a far, ecco, a ragionare su tutti e due i binari. D'accordo alla formazione degli arbitri, che è per certi versi indispensabile, ma bisogna anche arbitrare le gare. E quindi soprattutto nei momenti caldi della stagione, nei momenti in cui alcune partite necessitano di più attenzione, bisogna che ci siano arbitri di una certa esperienza. Ecco, la discussione principale col mondo arbitrale è questa. Bisogna far quadrare un cerchio, ma andiamo subito in seconda categoria partendo dal girone B, qui mi sa che dovremo essere molto molto rapidi. Non aggiornata, Rosso-Blu Parenti 2-0, Coscarello Nuova Grimaldi 1-1, Falconara di Pignano 0-1, Nuova Figline Villaggio Europa 1-3, Sporting Caroleo Fortitudo Lamezia 2-3, Vigor 1919 Marano 1-0. Vediamo la classifica che è conseguente: Marano 22, Rosso-Blu 19, Villaggio Europa 17, Fortitudo Lamezia 16, Vigor 1919 14, 13 punti per la Nuova Grimaldi, Parenti 12, Eugenio Coscarello 10, Nuova Figline e Sporting Carolei 9, Di Pignano 6, Falconara 4. Il girone successivo dovrebbe essere quello C, perché noi siamo sempre molto ordinati: Sessalese Atletico Sellia Marina 1-5, Amaroni Guardavalle 1-1, Maggisano Roccadineto 2-2, Marcellinara Albi 1-0, San Pietro Apostolo Real Fondo Gesù 2-2, Sofome avevamo detto, Prasar 1-3, Zagarise Caraffa ugualmente 1-3. E quindi la classifica che viene: Atletico Sellia Marina 22, Città di Guardavalle 18, Caraffa e Rocca di Neto insieme all'Albi 16, Marcellinara 15, Sersalese 14, Sofome 11, Real Fondo Gesù Zagarise, Amaroni e San Pietro Apostolo 10, Maggisano 9, Prasar 5. Abbiamo una telefonata. Buonasera, chi è in linea? Salve, buonasera, sono Esposito, il dirigente della SB Amaroni 08. Buonasera. Buon Natale innanzitutto e aspettiamo il vostro contributo alla discussione. Sì, salve. Niente, chiamo in merito a ciò che avete detto pochi secondi fa del discorso arbitrale. E oggi praticamente c'è stato un episodio abbastanza increscioso sul risultato di 1-0 per l'ASD Amaroni 08, ASD Amaroni 08 Guardavalle, e va a battere un calcio di punizione il giocatore dell'ASD Amaroni 08, la palla entra in rete e l'arbitro non convalida il gol, prima per fuorigioco, ma la palla entra direttamente in porta, e poi secondariamente dice a fine gara di aver detto che praticamente la punizione è una punizione in seconda. Invece ci vede proprio, abbiamo anche il video, l'abbiamo mandato pure a voi in diretta, che praticamente vede il tocco del portiere, abbiamo diversi video. Cioè è un fatto increscioso, perché ci portavamo sul risultato di 2-0, secondo me la partita aveva cambiato aspetto, anche perché il Guardavalle è una società correttissima, ci mancherebbe, però sul risultato di 1-0 a 15 minuti dalla fine non penso che avrebbe riaperto la partita. Noi siamo in zona play-out e dunque questo risultato ci penalizza forse un pochettino. Benissimo, noi abbiamo mandato sia le immagini sia il video, ecco che quello che ci avete mandato, e noi vi ringraziamo del contributo e aspettiamo la Maroni in trasmissione con l'anno nuovo, così potremo parlare di queste categorie dove ci sono i paesi più vicini a noi. E comunque grazie anche del modo urbano in cui avete espresso questa considerazione. Grazie e buon Natale. La ringrazio moltissimo, buon Natale anche a lei e anche al presidente Miracchi. Una buona serata. Forza Maroni. E se ce lo mandassero il video, perché lo faremo vedere e visionare, ecco, ovviamente ai designatori arbitrali, perché si possa discutere sull'eventuale. Anche perché sappiamo però che il video purtroppo non, no, per carità, è un discorso formativo, non regolamentare parlando. Noi siamo contenti perché abbiamo mandato un'immagine in più, però giustamente diciamo agli amici di Amaro, intanto che avete fatto bene a segnalarlo l'episodio, però giustamente come dice il presidente, e però è un fatto importante questo, perché si può arrivare effettivamente adesso con queste immagini a discutere, ad aiutare gli arbitri anche a far capire l'eventuale errore. Magari non ne avrete i due punti in più che avete perso, però avrete la soddisfazione che se non altro di questo aspetto se ne parlerà e si potrà definire, si potrà dire a questo arbitro probabilmente se ha fatto un errore o no, è quello che ne deriva, anche per aiuto agli altri, vero presidente? E soprattutto
È una crescita per gli altri. E soprattutto potrà appunto migliorare. Quindi eravamo arrivati, siamo arrivati al girone C, qua c'era da dire qualcosa, Fausto? Abbiamo detto, sì, in pratica questo discorso qui, che il guardavalle si è un po' fermato, l'Atletico Sellia Marina sta continuando a marciare molto velocemente, vince oggi fuori casa 5-1. È una squadra che anche l'anno scorso mi pare che era in buone condizioni, se non vado errato, o forse questa qui era quella che veniva dalla terza, ha vinto i playoff. Poi, ecco, in questo momento ho un vuoto di memoria, quindi preferisco non addentrarmi anche Fausto dopo. Varano, il computer Fausto Varano, a volte ricordo dei... una battaglia, Life Simeri Crichi, Atletico Sellia Marina, Santa Caterina, però mi pare che sì, era l'anno scorso, era in terza categoria. Invece ricorda lucidamente un'altra battaglia, Atene Sparta, che finì ai rigori. Con la maratona anche. E allora andiamo a vedere il girone D della seconda categoria, vediamo i risultati. Eccoli che compaiono: Napizia Polisportiva Lamezia 1-2, Filadelfia Nuova Calimera 0-2, Nicotera Piscopio 1-0, Reali Onadi Acconia Spartans 2-4, San Nicola da Crista Santo Onofrio Calcio 4-0, Real Mortilla Real Pizzo 1-0. Classifica, eccola che arriva: Real Mortilla 23, Acconia 19, Nuova Calimera Real Pizzo 17, Piscopio 15, Nicotera 13, San Nicola 12, Filadelfia 11, molto sgranata questa classifica, Sant'Onofrio 8, Polisportiva Lamezia 7, Napizia 6 e Real Ionadi 3. A questo punto, sull'onda del numero 3, andiamo a leggere anche i risultati della terza categoria, vediamo quale girone è quello attenzionato in prima battuta. D ed E è il primo e D. PSG Calabria Platania 5-2, Conflenti Audace Decollatura 2-2, Liberta Scuringa Comprensorio Lago Calcio 3-1, Maida Biancoverdi Lamezia 1-4, Colosi Vena 3-2, Comprensorio Fronti Martirano Lombardo 2-3. Classifica dopo, se leggo bene, 6 giornate. PSG 15, Nuova Indomita 13, Libertas Excalibur 12, Biancoverdi 11, Martirano Platania 10, Comprensorio Lago Calcio 6, Audace Decollatura 5, Vena 4, Conflenti 3, Maida 0. E l'altro girone invece, vediamo cosa appare. Amarcord Pontegrande, il girone E, Città di Tirolo 0-0, Gasperina Palermiti 1-0, Gimigliano Cuturella 1-2, Simeri Crichi Davoli Academy 1-3, Santa Caterina Mac 3 2-2, Serra Stretta Petronà 0-1. E quindi la classifica, vi starete chiedendo, Gasperina e Cuturella 16, Davoli Academy 14, Gimigliano 13, Life, Simeri Crichi e Petronà 9, Città di Tirolo 7, a 4 punti Amarcord Pontegrande, Santa Caterina Polisportiva Palermiti, 3 punti Serra Stretta, 2 punti Mac 3, e come ci chiedeva il telespettatore prima, abbiamo un Fausto Varano scatenato che è andato a fare un servizio su Gasperina Palermiti. Prego regia. Torna il derby tra Gasperina e Palermiti dopo tanto tempo, un Gasperina messo nelle posizioni alte della classifica, un Palermiti che era partito bene ma poi è incappato in una serie di sconfitte consecutive che hanno portato la società anche al cambio di allenatore, da Daniele a Macri. Sentiamo il tecnico del Gasperina Settembrino, una bella partita che in pratica adesso vi mantiene nelle posizioni alte della classifica per legittimare le vostre aspirazioni. Non so cosa hanno fatto gli altri, ma noi siamo primi, avendo vinto oggi noi teniamo la testa. Vorrei fare i complimenti al Palermiti perché si è dimostrato un'ottima squadra, sicuramente può salire in classifica giocando sempre così. Il bello di questi campionati, l'abbiamo sempre detto tante volte, è che finalmente questi nostri paesi possono confrontarsi e mettere in campo diversi giocatori proprio del luogo, perché io so che Gasperina, a parte tre giocatori che vengono da Montepone, gli altri sono tutti quanti di Gasperina e di Montagoro, perché ricordiamo questa è la squadra che prosegue quella del Monte Gasperi dell'anno scorso. Sì, vabbè, siamo tutti amici qui 8 undicesimi, sono tutti dal paese e ci divertiamo tutti insieme. Rimane sempre un divertimento, poi come prima cosa a queste categorie rimane sempre un divertimento. Ma l'occhio alla testa della classifica ce l'avete? Certo, noi non ci nascondiamo, noi andiamo a salire. Gianluca Macri, allora abbiamo preso questa società, questa da una settimana, oggi è cambiato qualche cosa perché la squadra si è ben vista in campo, certamente forse il Gasperino aveva più motivazioni per vincere perché vuole continuare in testa alla classifica. Beh certo, il Gasperina è una squadra costruita per vincere questo campionato, quindi in casa, sfruttando anche il periodo negativo del Palermito ultimamente, cercava
sicuramente di vincere questa partita a tutti i costi. Noi sì, l'ho presa da una settimana, due soli allenamenti, però ho cercato di lavorare un po' sulla testa dei ragazzi che erano troppo demoralizzati dopo questi risultati negativi. Poi abbiamo sistemato un attimino la situazione tattica, abbiamo cambiato modulo, ho cercato di limitare un pochettino i danni. I ragazzi, soprattutto il primo tempo, secondo me hanno fatto una partita perfetta dal punto di vista tattico, quindi li ringrazio per questo. Poi alla lunga il Gasperino è uscito fuori e ha vinto. Tu hai avuto occasione di capire più o meno quali sono i problemi del Palermitti? Io l'ho vista oggi per la prima volta, mi sembra che qualche pecca ce l'avete un po' a centrocampo e in attacco. Ma secondo me è una rosa, è una buona rosa, però ripeto, devo lavorare un po' sulla testa dei ragazzi perché hanno troppo demoralizzato ultimamente e un po' a livello tattico. Poi qualche elemento forse serve pure, però in questo momento mi concentro su questa rosa e cercherò di tirare fuori il meglio da questi ragazzi che per me hanno un grande valore sicuramente. Uccellino mi ha detto un nome, Papa Sodaro. Vedremo. Il marcatore del gol, Giuseppe Fiorentino, che oltretutto è il capocannoniere di questa Gasperina. È una partita difficile, siete riusciti a sbloccarla nel secondo tempo con un tuo bel inserimento dal corso dalla destra. Sì, una partita molto difficile, però noi nel primo tempo non abbiamo giocato come sappiamo. Nel secondo tempo siamo entrati con una forza in più e credo che la vittoria è meritata. E la lottate con Gipigliano e Cuturella? Sì, dai, diciamo che cioè, noi giochiamo a calcio, non abbiamo obiettivi, va. Giochiamo per divertirci, ma quello che viene, viene, non facciamo cose prima, va. Ecco, ci siamo distratti stavolta. Amici Mortilla Pizzo è finita 2-0, ci dice un amico a cui do credito perché l'immagine su WhatsApp è con la maglietta di Cristiano Ronaldo, quindi sicuramente avrà più ragione lui di Fausto Varano. Andiamo a vedere l'altro girone, quindi quello dove dovrebbe esserci a Serrese. Vediamo la sempre terza categoria, vediamo cosa ci propone la regia con i risultati di quello che sono gli ultimi risultati per quanto riguarda l'annata calcistica 2018. E che ora compariranno, però compaio io. Fausto, eccoli qui. Paravati, il girone F di terza categoria. Paravati, Orsigliati Calcio 3-1, Pernocari Allarese 2-0, Filandari Real Capo Vaticano 4-2, Gero Carne Fulgor Zungri 2-1, Serrese San Costantino Calabro 5-3. Vediamo la classifica. Con Orsigliati 15, Filandari 13, Fulgor Zungri 12, San Costantino Calabro 10, Allarese 9, Pernocari e Paravati 7, Serrese e Gero Carne 6, Real Capo Vaticano 0. Fausto, lo sai che il presidente Mirarchi voleva premiare il calciatore Zaffino che ha fatto 5 gol in una partita sola? Sì, te l'ho detto io, non rubarmi le cose che te le dico io e poi le vuoi far apparire tu. Zaffino, l'ha detto un amico in un SMS. È rientrato dalla Vigor, che era andato alla Vigor l'anno scorso, è rientrato dalla Vigor e in due partite ha fatto un sacco di gol, già 5 soltanto nella giornata di oggi, 5 gol per la partita vinta 5-3 contro il San Costantino, quindi vuol dire che la Serrese ambisce a rientrare in zone alte della classifica, chiaramente. In una Presidente, premiamo anche il marcatore di Zaffino che avrà vissuto una giornata da incubo. Chissà se è merito di Zaffino o demerito di chi gli stava addosso. Però è comunque una cosa molto prestigiosa, non credo che ce ne siano tanti, il pallone. Tanti gol, di calciatori in qualsiasi categoria che facciano 5 gol in una partita. Comunque, bravo, complimenti. Siamo arrivati quasi alla fine. Fausto, tu oggi sei andato in giro per campi anche per ragioni di beneficenza. Alla fine della trasmissione, dopo i titoli, andrà il servizio. Ma sì, ci puoi dire di cosa si è trattato? No, si è trattato di un torneo fatto al Campo Nunzio Marino qua di Soverato. Una bella iniziativa, mi è piaciuta perché effettivamente quattro squadre un po' miste tra vecchie glorie, qualche giovincello ancora in auge, qualcuno della Fiorentina 10 bis, della squadra amatori che fa il campionato di, appunto, amatori, e hanno fatto una bella iniziativa per trovare dei fondi da prendere giocattoli da dare ai bambini che sono nell'ospedale di Soverato e del comprensorio. Però piuttosto volevo dire anche un'altra cosa, pure anche questa qui è abbastanza seria. Peppe Maellaro, non voglio crearti dei problemi, ma pochi giorni fa
è stata la ricorrenza del primo anniversario della scomparsa del tuo caro papà, che tutti noi ricordiamo affettuosamente per quello che ha dato al calcio calabrese, soveratese, chiaravallese in particolare. Un gran grazie. Bel ricordo, presidente Mirarchi, lo ricordiamo. Sì, per carità, Franco Maellari e tutta la famiglia, diciamo, ecco. Io ero un calciatore in erba, come si suol dire, sì. Quando no? La Frama Chiaravalle invece partecipava ai prestigiosi campionati professionistici, quindi siamo cresciuti un pochino tutti col mito, almeno quelli di questa zona, di quel Chiaravalle lì. E Catanzaro, sì, c'erano abbastanza... E tanti calciatori, tanti ragazzi di Catanzaro, sì, venivano a giocare a Chiaravalle. Sì, 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 e questo significa essere un grande dirigente e un grande uomo e lasciare quindi il ricordo a distanza di tanti anni, un ricordo evidentemente indelebile. Non è che sono stato dirigente con lui, pure oltretutto, è sempre... ma mi sa che hai imparato poco. Io però. Sono stato dirigente con parecchie persone. Benissimo. Fausto, le ultime due domande, ne fai una tu a Peppe Maellare e una al presidente, perché così te lo rubo per l'ultima volta. Intanto arriva la foto della Santa Caterina 2018. Sì, la parte di... No, a Peppe Maellare volevo chiedere intanto, sì, tu che hai vissuto tanti campionati, come lo vedi il calcio di oggi? È la domanda che si fa di solito. Io sono un pochettino, ma non ti voglio influenzare nella risposta, dimmi. Non conto con te, perché effettivamente non voglio dire che il livello sia un pochettino abbassato, però non perché noi eravamo a campionati interregionale, un anno di C, però il livello era molto, il livello era abbastanza superiore. Adesso invece forse, non lo so, le scuole calcio, il livello da questo punto di vista doveva essere migliore, però lo vedo anche nel nostro girone per quello di competenza. Diciamo anche noi giocando con le prime della classe non è che abbiamo notato tante differenze, per bravura una cosa, però il livello non lo vedo abbastanza. Giorgio, perdonami, te la lascio l'ultima domanda al presidente Merkel, ma ero lo devo consentire. È un ci mancherebbe. È il mio cruccio, tranquillo. Presidente, l'unica cosa che volevo chiedere, la questione dei fuori... L'unica cosa, anche c'è un telespettatore che è caduto dal divano. Intanto saremmo insieme nella notte in Italia. Detto, la questione dei fuori quota in seconda e terza categoria. Li abbiamo esclusi. È giusto, io non sono molto d'accordo. Ma guarda, però io intanto... sono... Per carità, intanto non erano dei fuoriquota particolarmente giovani, perché sì. Se tu ricordi in seconda e in terza categoria erano grandi. Da 90 già allora. Esatto, erano ventenni, quindi ventenni, di fuoriquota sì. Poco c'era. E abbiamo rilevato che nei piccoli centri, che sono quelli che partecipano ai campionati di seconda e terza, si trovava difficoltà anche a farli giocare, perché non dappertutto c'erano, per cui... Essendo veramente la seconda, la terza categoria, sono puro divertimento, è giusto che abbiamo pensato che fosse necessario liberalizzare per far giocare tutti senza vincoli. E mettere un limite a quello alto, no? Non e si lì può. Si discuteva quando partimmo con i quattro fuori quota, ma lì è una cosa impensabile, siamo dilettanti, bisogna che si giochi tutti. Bisogna farli giocare tutti. Certo, anche chi è più grande. Il problema della qualità che si è abbassata e delle scuole calcio, io ricordo che io ai miei tempi giocavo 4 ore al giorno a calcio, oggi nelle scuole calcio si gioca forse 4 ore in una settimana, sì. Perché sti ragazzini fanno 1 ora al giorno per 3 volte, toccano la palla 30 volte in una settimana, noi toccavamo la palla 30 volte ogni 10 minuti, quindi probabilmente ecco la ragione era questa, cioè noi giocavamo in mezzo alle strade e oggi non si gioca più. Comunque, Presidente, allora noi siamo arrivati alla fine, volevo una battuta secca perché è un argomento che abbiamo già toccato in precedenza. La federazione per quanto riguarda Catanzaro, il comitato regionale, un giorno sognò e poi ha realizzato la Coverciano del Sud. Ha sognato e ha realizzato appunto questo discorso dei fuoriquota, come dicevamo prima. E quali sono i prossimi sogni? Ma intanto un brevissimo resoconto degli ultimi mesi. Cioè noi abbiamo promosso questo progetto, ieri siamo stati a Paola, abbiamo allargato dopo il carcere di Catanzaro, sì. Con l'attività amatoriale, abbiamo i detenuti di Paola che partecipano ad un campionato vero, che è la Serie D di Calcio 5. Ieri è venuto il Presidente Nazionale per presentare l'avvio di questa realtà. E quindi insomma un'attività sociale che è anche propria del mondo dilettantistico e che
ci sta dando soddisfazione. Un altro progetto è partito, sta per partire sul Reggio con la casa circondariale minorile di Reggio Calabria, quindi insomma anche da questo punto di vista ci si sta allargando. Il centro di formazione sta crescendo, dopo Catanzaro abbiamo aperto quello della Locride e quello di Cosenza, quindi altra attività importante per la valorizzazione dei giovani, e poi stiamo realizzando il secondo campo in quella che è la piccola Coverciano, perché sono abbastanza avviati i lavori, contiamo di finire di montare il tappeto per fine gennaio, metà febbraio, se il tempo ci dà una mano. Quindi credo che di progetti in cantiere ancora ne abbiamo, ne stiamo portando avanti, lo stiamo facendo con grande soddisfazione, insomma, siamo contenti. Quindi, quando finite le riunioni del comitato regionale vi dite sogni d'oro? Si dorme poco, Giorgio. Io quelle dormite di gioventù le ho abbandonate. Andiamo in fede di solito. Benissimo, allora noi ringraziamo il presidente Mirarchi, ringraziamo Peppe Maellare, in rappresentanza del Chiaravalle. Fausto, siamo già inseriti in clima natalizio, sì. Tu dove passerai il Natale, San Maurizio o a Cortina? No, io me ne vado a fare un bel viaggetto, a starmene con i figli, faccio una lunga Natale e Capodanno, visto che loro non possono scendere, vuol dire che io e la signora Maria ce ne andiamo tra Torino e Bologna. Però saremo puntuali a inizio gennaio per le nuove noi puntate. Torneremo, non abbiate paura, ci ritroverete qui puntuali all'inizio di gennaio, con sempre questa Domenica Gol che davvero vi sta appassionando. Sono 17 anni, non ve ne siete stancati ancora di me, di Giorgio. Ma siete dei coraggiosi. Siete dei coraggiosi. Comunque vi invitiamo a restare perché c'è il servizio sul torneo di beneficenza. L'ultima notizia, l'ultimo saluto per quest'anno è un ricordo del portiere Felice Pulici, che è morto, era il portiere della Lazio che ha vinto lo scudetto, e insieme a lui, permettetemi di salutare, ecco abbiamo anche la fotografia, tutti coloro che in questo fine settimana sono partiti direzione Paradiso, perché è un fatto triste che però avviene e fa parte della vita. Ci vediamo l'anno prossimo. Sapete che ci piace seguire il calcio dilettantistico, quello cosiddetto tra virgolette minore, più minore, passatemi la cacofonia grammaticale e mettiamo minore ancora una volta tra virgolette, certamente più in basso di un torneo tra vecchie glorie non ci può essere, però direte voi che ci venite a fare allora? Ci veniamo perché quando c'è una manifestazione tipo vecchie glorie che poi serve per la beneficenza, è un piacere anche per noi di Domenica Gol e di Soverato 1 in generale seguire queste manifestazioni. Siamo al campo Nunzio Marino, che sappiamo in estate è stato sede della Summer Arena, abbiamo avuto tantissime partecipazioni, grandi performance. Oggi abbiamo la performance di vecchie glorie, di giovani, di qualcuno che cerca ancora di farsi onore in campo. Valerio e Cristiano, voi siete avversari oggi? Sì, oggi sì. Oggi sì, in questo momento, però siete ovviamente amici della vita, presentate per la manifestazione. Sì, innanzitutto grazie alla vostra rete per essere sempre presente. Oggi è un torneo di beneficenza, come ogni anno cerchiamo di replicare questo evento per raccogliere il più possibile nei confronti dei ceti meno abbienti. Principalmente questa volta i protagonisti saranno i bambini dell'ospedale di Soverato e del comprensorio catanzarese. Già in accordo con il primario di pediatria di Catanzaro, infatti cercheremo di donare il più possibile i giocattoli per chi è meno fortunato di noi e forse passerà il Natale in ospedale. In collaborazione con